Bene, benvenuti a tutte le studentesse, a tutti gli studenti per questa iniziativa, che è questo nuovo appuntamento del ciclo di incontri su profili umanistici e mondo del lavoro. Sono incontri che stiamo organizzando per esplorare le opportunità professionali nel settore umanistico. Nascono dalla collaborazione già dal 2020 dalla collaborazione tra il Career Service del nostro Ateneo dell'Università di Pisa, il servizio di placement della Scuola Normale Superiori e all'interno delle attività di job placement promosse dai due dipartimenti umanistici dell'Ateneo, quello di Civiltà e Forme del Sapere rappresentato dalla sottoscritta che sono Michela Lazzerone e quello di Filologia, Letteratura e Linguistica rappresentata dalla collega Serena Grazzini. Ecco, questi incontri nascono un po' dall'obiettivo di presentare alcuni ambiti di lavoro e professione. Abbiamo invitato persone esperte o proprio rappresentanti di settore proprio a raccontarci quali cambiamenti sono nati, quali sono le prospettive future, quali percorsi professionali e quali profili professionali sono importanti per questi settori e soprattutto anche nella logica della prospettiva futura e della formazione. L'iniziativa di oggi, appunto, tra i vari temi che abbiamo affrontato riguarda lavorare in archivio, in biblioteca, saperi e professioni tra tradizione e innovazione e siamo molto liete di avere appunto un'apertura e saluti istituzionali degli Atenei che in qualche modo promuovono questa iniziativa e quindi abbiamo Laura Elisa Marcucci, delegata del Rettore all'Orientamento dell'Università di Pisa e poi doveva esserci Lorenzo Bartalesi che è il delegato del Direttore per l'Internazionalizzazione e il Placement della Scuola Normale Superiore, abbiamo invece Elisa Guidi che lo sostituisce nei saluti, che è un po' la responsabile dell'area degli eventi culturali, internazionalizzazione della Scuola Normale Superiore. Quindi io non ruberei altro spazio se non per dirvi appunto che abbiamo organizzato tutta una serie di incontri e di volta in volta, come ho detto precedentemente, approfondiamo un ambito. Abbiamo lavorato sull'insegnamento, sul patrimonio culturale, sul turismo, sull'editoria, sul giornalismo. Oggi ci concentriamo appunto sugli archivi e sulle biblioteche. Lascio la parola a saluti istituzionali e poi chiaramente entreremo maggiormente nel dettaglio della presentazione, nell'introduzione dell'incontro e poi ai nostri relatori. Grazie ancora per essere qui con noi. Allora, io ringrazio tantissimo la professoressa Lazzeroni e la professoressa Grazzini per l'invito ad essere qua e sono molto contenta di portarvi i saluti dell'Università per questa iniziativa di una serie, quindi molto, molto importante. I saluti dell'Università, del Career Service che si è adoperato tantissimo per questo evento. Vi dico uno spoiler, vi dico una cosa molto personale, fa sempre un certo effetto rientrare, insomma, una certa emozione di entrare in quest'aula perché io qui ci ho fatto il corso di Fisica 1, quindi diciamo era parecchio diversa, era molto molto diversa, però devo dire... però quello vi dice tanto, comunque è rimasto, e che tra l'altro non c'era ai nostri tempi perché c'era un bruttissimo controsoffitto, quindi è veramente un'emozione. Niente, io veramente ringrazio tantissimo, questi cicli di incontri, queste iniziative cosiddette nell'ambito del Career Service sono delle opportunità assolutamente da prendere al volo. L'Università di Pisa è impegnata sia a livello centrale che grazie ai delegati, è impegnata ad offrirvi, parlo principalmente ai nostri studenti e alle nostre studentesse, ad offrirvi queste opportunità. Perché? Perché la cosa importante è proprio vedere già mentre siete studenti e studentesse cosa c'è
dopo. E cosa si deve fare per costruirci il dopo, per costruire un futuro? Un futuro che deve essere non mi laureo e cerco un lavoro. Io sono convinta che se quando vi sarete laureati il vostro scopo sarà bene, mi sono bene, piacere dottore, che bello, ora cerchiamo un lavoro, noi istituzione abbiamo fallito. Il nostro scopo è aiutarvi a trovare il lavoro, cioè a costruire voi stessi il vostro futuro, essere protagonisti di questa, in questa costruzione. Eravamo qualche giorno fa al Dipartimento di Economia, un evento analogo peraltro, e ovviamente il direttore di economia ha un altro, diciamo, un altro orizzonte, un'altra forma mentis, però ha usato un'espressione che secondo me è molto importante e si può assolutamente usare in tutti i contesti. Vi dobbiamo aiutare a diventare imprenditori di voi stessi. Economia e imprenditori, ci voleva, no? In che senso? Veramente a costruire il vostro futuro, ad essere protagonisti di questa costruzione. Come? È importante ovviamente quello che studiate a livello disciplinare, ma è altresì importante quello che possiamo darvi come competenze. Perché quando si dice vi dovete costruire e trovare il lavoro, probabilmente è un qualcosa che noi ad oggi neppure ce lo immaginiamo. Perché il mondo del lavoro è talmente in evoluzione, ci sono delle figure fra 5 anni, da ora al 2028, che probabilmente ad oggi non esistono. Quindi per questo imprenditori di voi stessi, con le competenze anche per cogliere l'evoluzione, l'innovazione, cioè se mi sbaglio a qualche parte c'era scritto l'innovazione in qualunque settore. Se riusciamo a darvi queste competenze, a darvi tutto questo, questi blocchi di partenza, l'istituzione ha fatto il suo dovere. E allora in questo caso questi incontri sono veramente fondamentali per costruire proprio questi blocchi di partenza. Quindi io mi fermo, già non so quanto devo parlare, ho già parlato troppo sicuramente. Vi ringrazio tantissimo perché queste opportunità sono veramente delle cose importantissime. Spero ce ne saranno altre, sarò contentissima di ritornare qui perché a me quest'aula, come dire, ci sono affezionata. E vi auguro buon lavoro. Io mi scuso, ma purtroppo oltre ad essere delegata per l'orientamento in uscita, sono anche delegata per l'orientamento in ingresso e siamo sommersi di lavoro, quindi non riuscirò a rimanere più di tanto, mi scuso veramente con tutti, però dovrò veramente scappare, però forza e buon lavoro e auguri per tutto. Buonasera a tutte e a tutti, io come anticipato non sono Lorenzo Bartalesi, sono Elisa Guidi, sono responsabile dell'area eventi culturali e internazionalizzazione della scuola normale che si occupa anche dell'organizzazione delle iniziative di placement, career services e correlati insomma. Mi scuso per l'assenza del delegato che purtroppo ha avuto un impegno imprevisto e non è potuto essere presente, ma ci teneva a portare i suoi saluti, quindi il professor Bartalesi saluta con partecipazione perché vede con grande interesse questo tipo di iniziative, così come porto anche i saluti del nostro direttore. Per la scuola normale, che notoriamente si occupa di discipline pure, impegnarsi in questi ambiti è strategicamente molto importante. E la nostra convinzione, oltre ogni stereotipo associato alla scuola normale che vede il normalista proiettato inevitabilmente verso la carriera accademica, stiamo cercando di andare oltre nella convinzione che il normalista possa trovare lavoro in qualunque ambito voglia farlo e vogliamo metterli a disposizione, così come mettere a disposizione di tutti gli studenti e le studentesse, in questo caso delle discipline umanistiche, gli strumenti per fare una scelta più consapevole possibile, in grado per loro di valorizzare il patrimonio di competenze che hanno maturato nel loro corso di studi, che dia loro la soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo e la realizzazione personale che volevano. Ecco, da questo punto di vista
Condivido assolutamente quello che diceva la professoressa, l'importante è non cercare un lavoro, cercare il lavoro in cui ciascuno di noi può dare il meglio di sé anche al servizio degli altri, questo è fondamentale. E la cosa importante e altrettanto fondamentale e strategica è che questo progetto sia condiviso tra le due istituzioni. È una cosa fondamentale, per questo ringrazio sia la professoressa Grazzini che la professoressa Lazzeroni, con cui abbiamo avviato un percorso ormai da qualche tempo, così come ringrazio Antonella Magliocchi che ci ha sempre supportato in queste scelte condivise, perché è davvero importante che i nostri studenti che condividiamo, li condividiamo anche nella costruzione per loro di prospettive future, di inserimento al meglio nel mondo del lavoro. Grazie davvero. Non mi resta molto da dire, se non ringraziare intanto chi mi ha preceduto, ringraziare fin da ora i relatori, il relatore e le relatrici che hanno accolto questa richiesta. Ci premeva molto unire due realtà, la realtà istituzionale e la realtà aziendale, quindi anche mettere un po' l'accento sulla sinergia tra pubblico e privato, quindi grazie da parte nostra per la vostra presenza. Aggiungo soltanto questo, appunto, come diceva la collega Lazzaroni, io sono la sua corrispettiva, diciamo, al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, e sono personalmente, ma anche come Dipartimento, siamo molto contenti di questa iniziativa che ormai dura da qualche anno, anche per uno specifico nostro, cioè intanto appunto unire, noi abbiamo corsi di laurea diversi che hanno ognuno una propria specificità, però è vero, come dire, che poi c'è un ambito più generale che ci comprende un pochino tutti. Per esempio, una giornata come questa, forse gli studenti Civiltà e Forma del Sapere la possono percepire come più vicine l'ambito delle biblioteche, come corso di studio. E però, se poi andiamo a vedere questa realtà, scopriamo, no, che invece magari anche per studente di Filologia, Letteratura e Linguistica può essere un ambito assolutamente importante. Così, capovolto per esempio l'ambito del turismo, no? Uno dice più chi viene dalla lingua, in realtà ecco, il mondo è molto all'insegna dell'innovazione, della compenetrazione. Diciamo sempre noi, un po' a battuta, noi come università appunto non siamo l'ufficio di collocamento, quindi il nostro obiettivo non è quello, ma è aiutarvi a uscire magari dallo stereotipo. Tutti voi avete scelto un ambito umanistico, però forse no, si fa sempre un po' riferimento alla preoccupazione magari dei genitori, ma non trovi lavoro, insomma, eccetera. Uscire da questo, perché in realtà appunto l'ambito umanistico dà accesso a professionalità e soprattutto, come dire, dà un'impostazione di studio che, se ne siamo consapevoli, ci offre molto più di quello che in realtà può apparire. Quindi è il discorso che diceva prima Laura, che adesso rubo, riprendo, cioè la distinzione tra conoscenze che sono specifiche, che sono disciplinari, che sono delle materie, e che è la competenza. Quindi il nostro auspicio è anche, come dire, che questi incontri vi aiutino a impostare, per chi ancora sta studiando, perché tra voi ci saranno anche magari dottorandi o ci saranno anche persone già laureate, però anche ad ascoltarvi, a cercare di capire, personalizzare per quanto è possibile anche il vostro percorso di studi, proprio per andare magari a rafforzare quegli ambiti che sentite più vostri, perché poi alla fine è lì che diamo anche il meglio. Quindi questo è un pochino l'obiettivo. Io sono molto contenta, siamo molto contente con Michela di aver avuto la disponibilità della collega Cristina Moro, non ridere, ma devo leggere, perché lei è di un settore complicatissimo, cioè da dirlo, quindi me lo sono scritto. Lei è docente appunto per Civiltà e Forma del Sapere, ma i corsi che tiene sono aperti anche agli studenti di Filologia, Letteratura e Linguistica, di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia. Ecco, insomma, quindi ecco, diciamo che è tra noi è la persona migliore per moderare questo incontro e per facilitare anche le vostre domande che poi insomma seguiranno. Quindi io direi entriamo adesso nel vivo, ringraziando di nuovo tutti, e un grazie a Antonella Magliocchi e con lei a tutto lo staff del Career Service, perché insomma
sono quelli che non si vedono mai, ma che ci sono sempre, e anche Elisa Guidi dalla parte della SNS. Alzatevi, dice Laura, alzatevi, un applauso generale. Grazie. Prego. E niente, a questo punto chiamiamo i relatori e ci diamo, e le relatrici, grazie, ci diamo, grazie, il cambio. Grazie, grazie a te. Grazie. Prendo una locandina che è così per loro. Grazie. Al solito, io rubo le penne. Non ti preoccupare. Bene, allora intanto che i relatori si accomodano, dico due parole. Il pomeriggio odierno è dedicato appunto all'analisi di ciò che accade, quello che bolle in pentola nel mondo degli archivi e delle biblioteche. Il titolo che abbiamo dato è un titolo che per forza di cose doveva essere sintetico, quindi si fa accenno al lavorare in archivio e in biblioteca. Direi che potremmo intenderlo però non soltanto in questo senso, ma anche potremmo considerarlo un lavorare per gli archivi e le biblioteche, e soprattutto direi lavorare con gli archivi e le biblioteche, perché appunto il tipo di interazioni che sono coinvolte all'interno di questo mondo sono numerose, sono molto articolate, e quindi diciamo sarebbe riduttivo pensare a vecchie figure che forse, passatemi l'autobiografia, potevano andare bene per me, che sono decisamente di un'altra generazione rispetto a voi. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di fare un servizio per voi, quindi questa giornata è per voi. Gli interventi che sentirete sono finalizzati a illustrarvi appunto un mondo, una dimensione diversa, che forse viene a volte trascurata, no? Cioè nel pianificare come gestire il proprio lavoro, cosa pensare, come pensarsi e proiettarsi in un futuro ipotetico, non credo siano moltissimi coloro che dicono da grande farò il bibliotecario, l'archivista, poi non ne parliamo, perché appunto ci sono dei miti da sfatare. Allora oggi cominciamo a togliere un po' di stereotipi, appunto. Cominciamo col dire che impareremo e ragioneremo un momento sul fatto che non è vero che i bibliotecari hanno tanto tempo per leggere, e non è vero che gli archivisti leggono sempre pergamene e hanno le ragnatele attaccate alle braccia sulla testa, va bene? Qui è molto altro. Quindi questo mondo è un mondo invece estremamente dinamico, va bene? Per questo appunto prima dicevo lavorare per le biblioteche, con gli archivi e le biblioteche, proprio perché appunto si tratta di un nuovo mondo, una nuova prospettiva che gravita intorno alla gestione delle informazioni. Non c'è solo l'aspetto conservativo, che diciamo è forse quello prevalente nel nostro immaginario, ma che non ha una corrispondenza effettiva con la realtà. Va bene, quindi appunto i relatori di oggi hanno proprio questa funzione. E quindi io vi invito fin d'ora a annotarvi, a pensare a domande, curiosità, quesiti che possono sorgervi, e vi dico anche che abbiamo concepito questo pomeriggio, diciamo, idealmente strutturato su due direttrici, va bene? Perché l'avvicinamento al mondo degli archivi e delle biblioteche è un avvicinamento che può ovviamente evidenziarsi da un punto di vista di progettazione di futuro. Penso di lavorare in un certo contesto. Ma io vi invito anche a non trascurare, la vostra presenza qui mi fa molto piacere, a non trascurare anche quello che è la formazione in itinere, cioè l'arricchimento di una formazione, di profili che magari sono già tracciati in parte, che possono però avere un elemento aggiuntivo inserendo appunto anche delle competenze in questo campo. E sono competenze appunto estremamente articolate, diversificate, che vanno a muoversi in ambiti molto molto diversi, va bene? Quindi questo direi è il primissimo elemento. Quindi vi dico fin d'ora, tirocini, 150 ore, quindi questo tipo di esperienze sono esperienze che possono consentire di provare, di testare un certo modo di lavorare, un certo tipo di ambiente, e di verificare appunto se questo contesto può esserci o meno congeniale. L'altra direttrice è quella che ovviamente è più strettamente collegata proprio all'aspettativa
del lavoro, e quindi diciamo anche sentire le testimonianze degli ospiti di oggi pomeriggio sarà molto importante, perché rappresentano appunto in egual misura due mondi. Uno è un mondo più marcatamente, vocazionalmente accademico, formativo, pubblico, l'altro invece è il mondo dell'impresa privata, il mondo dell'iniziativa, dell'imprenditoria, del rischiare, dell'inventarsi dei profili dei lavori in modo a volte molto inedito, in sostanza. Va bene, quindi andiamo a cominciare. Vi dico che faremo parlare i relatori e riserveremo lo spazio per le domande alla fine, quindi non alla fine di ciascun intervento, ma alla fine di tutti gli interventi. Per gli ospiti dico circa 20 minuti ciascuno. Io sono donna del Nord-Est e quindi sarò abbastanza rigorosa in questo, quindi verrò a farvi tap tap sulla spalla. Detto questo, andiamo a cominciare allora da programma. La prima relatrice è Gabriella Benedetti. Gabriella Benedetti, che è una nostra vecchia conoscenza, che ha una formazione, poi ce lo racconterà credo anche lei, una formazione in ambito linguistico, è laureata in lingue e letterature straniere, ha alle spalle un percorso personale, formativo prima e poi professionale, che appunto si è mosso prima, diciamo, nell'ambito di coordinamento studentesco, di formazione nell'ambito del programma Erasmus, e successivamente è approdata al mondo delle biblioteche e ha avuto diverse esperienze gestendo, dirigendo diverse realtà di tipo sia umanistico sia di tipo scientifico. Quindi diciamo il suo osservatorio è un osservatorio certamente privilegiato, perché ha avuto modo e ha modo, poi adesso ancora di più con il suo ruolo istituzionale, di avere in mente appunto una prospettiva estremamente ampia. Nella sua lunghissima e qualificata carriera si è occupata in particolare della transizione dall'analogico al digitale, delle risorse elettroniche. Attualmente Gabriella fa parte anche del gruppo CruiCare e si occupa ad esempio delle relazioni con gli editori internazionali, quindi vedete che ci sono anche delle mansioni, dei saperi, delle competenze, delle necessità che non sono necessariamente e riduttivamente catalografiche o gestionali, va bene? Quindi le do molto volentieri la parola e buon lavoro. Ecco qua, quindi avete un po' capito e inquadrato il tipo di lavoro, il mio percorso in questa professione, il tipo di lavoro che faccio, ma insomma poi ne parleremo anche nel corso del mio discorso. Ecco, io avrei voluto dare un titolo a questo breve colloquio con voi, il bibliotecario, questo sconosciuto, perché così è vittima un po' di stereotipi appunto e di pregiudizi che vedono il bibliotecario come una figura mediamente solitaria, poco propensa alla comunicazione, che si muove solo fra libri polverosi. Ovviamente questo concetto si è evoluto, ma rimane ancora, no, nella nostra mente, nel nostro immaginario. D'altra parte questa situazione, questa mancanza di conoscenza è anche un po' dovuta al nostro tipo di lavoro, perché di fatto chi interagisce con le biblioteche, quindi i cosiddetti utenti genericamente, vede solo, no, un lato, il lato A della professione, che è quello poi finale, dico io, cioè il momento in cui l'utente chiede un servizio e il bibliotecario rende un servizio. A livello di studenti questo servizio è essenzialmente e prevalentemente il servizio di prestito, per cui, come dire, il lavoro del bibliotecario si riconduce tutto a questa transazione, no? Voglio un libro, mi viene dato un libro, restituisco il libro. Dietro a questo però c'è un mondo, siamo all'università, quindi è facile un pochino allargare il pensiero e immaginare che anche la cosa più semplice, voglio un libro, abbia dietro di sé tutta una serie di operazioni, dalla gestione, dalla individuazione di quale testo serva, dall'acquisizione, quindi si sfora sul versante anche amministrativo, poi il libro arriva in biblioteca e servono delle operazioni per renderlo disponibile. Quindi
una complessità di azioni che però si svolgono tutte, come si dice noi, in back office, per cui per l'utente il bibliotecario è quello che ti dà il libro e riprende il libro. E questa è una situazione che, portata alle sue estreme conseguenze, è piuttosto drammatica, perché, devo dire la verità, anche le istituzioni non sanno cosa facciamo. Io mi lamento spesso di questa cosa. Io credo che se anche, ecco, andassi dai nostri organi di governo e chiedessi: spiegatemi un attimo, secondo voi, cosa facciamo noi bibliotecari nella nostra giornata lavorativa, sarebbero in difficoltà a rispondermi. Non sono accuse, per carità, io sto parlando di fatti, no? Perché? Perché purtroppo è così. Ed è vittima anche di un altro pregiudizio, il fatto che tutti pensino di poterlo fare. Questo si ha purtroppo come esperienza negativa, ci viene proposto di mandare in biblioteca persone provenienti da tutt'altro profilo, perché tanto questa operazione di dare un libro e prendere un libro la può fare chiunque. E questo, io sto parlando di un retaggio del passato che ancora però forte attenuazione, perché comunque le istituzioni sono cresciute anche nella loro percezione del settore bibliotecario, però nel sottofondo permane in ogni realtà. Guardate per esempio il mondo scolastico, per esempio, avete vissuto tutti insomma la scuola superiore, quindi sapete benissimo che nei casi fortunati in cui nella scuola fosse presente una biblioteca, o non c'era il bibliotecario o era un docente qualunque che ti dava il libro e riprendeva il libro. Cioè, alla fine è un destino maligno che porta a sacrificare gran parte della nostra professione. Una professione invece che si è fortemente voluta e che dal mondo polveroso dei libri e delle schedine cartacee nei tempi lontani, non so chi di voi abbia visto mai uno schedario cartaceo, e quelli bellissimi che ancora si possono ritrovare in qualche biblioteca scritti a mano con inchiostro, con inchiostro di colore, come si dice, insomma, con quell'inchiostro marroncino bellissimo che richiama, ecco, color seppia, esattamente. Ecco, da questo ovviamente molti di voi non l'avranno mai visto questi cataloghi, però ecco, c'è stata una fortissima evoluzione rispetto a questo mondo con le nuove tecnologie applicate alla nostra professione e soprattutto con l'intervento di internet, della rete internet. E questo slancio tecnologico, diciamo nella sua manifestazione più evidente, è iniziato dagli anni 90, dai primi anni 90, ed è proseguito negli anni successivi in un modo estremamente vertiginoso, fino a interessare completamente l'attività del bibliotecario. Quindi niente più, diciamo, solo libri, niente più solo carta, niente più solo polvere, c'è un forte un estremo utilizzo di strumenti tecnologici. Noi oggi non facciamo più nessuna operazione a livello manuale, utilizziamo solo ed esclusivamente strumenti informatici, chiamiamoli così genericamente. Quindi è cambiato tantissimo, ed è cambiato tantissimo con la rete internet, naturalmente, perché mentre nel mondo del cartaceo, chiamiamolo così per differenziarlo dal mondo dell'online, ci si doveva muovere fisicamente per il reperimento delle informazioni che ci servivano per studiare, per lavorare, ora facciamo tutto quanto seduti davanti a un computer. Questo ha comportato un'estrema quantità di informazioni tale da disorientare e far disperdere il fruitore, l'utente. Le biblioteche in questa nuova dimensione hanno il compito di gestire l'informazione e aiutare l'utente a orientarsi nel mare
nell'oceano di informazioni disponibili, non tutte autorevoli, non tutte certificate. Per cui finché ci serve un'informazione per andare da qualche parte va bene quasi tutto, quando ci serve un'informazione per studiare e avere un approccio scientifico appunto allo studio, ci servono informazioni certificate. Quindi non tutto ciò che internet ci propone con un range di priorità che non è certo dettato dalla scientificità va bene. Per orientarsi in tutto questo il bibliotecario può aiutare. Quindi già un'evoluzione, già bibliotecario è riduttivo quando è solo legato al vecchio concetto di gestore di una biblioteca in tutte comunque le mille sfaccettature che questo implica. Ora è piuttosto un gestore dell'informazione, quello che aiuta, la figura che aiuta l'utente a orientarsi e a organizzare le informazioni. Perché da sempre, prima con gli strumenti cartacei, poi con gli strumenti elettronici, se devo sinteticamente dire cosa fa un bibliotecario, è una figura che organizza l'informazione. E un altro elemento fondamentale della figura del bibliotecario che diciamo bisogna tenere presente è l'aspetto del servizio. La nostra professione si esplica proprio nel momento in cui riusciamo a trasmettere questa metodologia di approccio all'informazione e questa metodologia di recupero delle informazioni che ci servono, a insegnare agli utenti diciamo dei percorsi organizzati e appunto scientifici per arrivare correttamente all'informazione che serve. Quindi una dimensione molto diversa che non è certo quella di Guerre Stellari, arriveremo poi ancora alle biblioteche nostre, non sono così, però come vedete anche in Guerre Stellari questo pregiudizio del bibliotecario come anziano, come una figura non certo giovane e smart, no? Ecco, hanno utilizzato comunque una signora bellissima, anziana, così, però ecco, che richiama un po', che riporta un po' questi pregiudizi e questi stereotipi. Qui diciamo in questo evento di oggi ecco, è importante far capire quindi che una cosa fondamentale su cui devono riflettere i giovani nel momento in cui si pongono la fatidica domanda che cosa faccio da grande, ecco, per chi diciamo, ha scelto le discipline monistiche secondo me si apre un ventaglio di possibilità infinite e il percorso delle biblioteche ha al suo interno anche nella sua accezione più moderna, che è appunto quella di gestore dell'informazione, una possibilità, una gamma di possibilità infinite in biblioteca, ovviamente, ma non solo, anche nel mondo dell'impresa. Prima voi richiamavate anche l'importanza, no, di non tenere in considerazione solo un percorso accademico o diciamo logico legato al mondo delle biblioteche, ma anche aprirsi verso il mondo del privato e delle imprese, perché chi sa gestire l'informazione, chi sa curare l'informazione è impiegabile praticamente in tutti i campi. In qualunque ditta, anche la più scientifica di questo mondo, ha bisogno di curare le sue basi di dati. Ecco, per curare basi di dati e organizzarle e fare in modo che queste basi di dati ti diano le risposte che servono a chiunque, anche al direttore della ditta di chimica di chissà dove, c'è bisogno che l'informazione sia accuratamente organizzata. Vi faccio un esempio per non restare nel vago, perché altrimenti non mi capite, perché l'importante è appunto andare sul pratico. Se io organizzo vado sul pratico partendo da un esempio che mi capita più volte di incontrare nel mio percorso di lavoro, no? Parlando a volte con
con qualcuno, anche con docenti, mi viene detto, ho catalogato, avevo questo elenco di libri, ma possono essere risorse di qualunque altro tipo, e l'ho catalogato. Alt. La catalogazione, come voi sapete, è, diciamo, l'espressione massima nell'accezione tradizionale del lavoro bibliotecario, è l'espressione massima della professione, no? E l'ho catalogato. E io chiedo, cosa intende per catalogato? Sì, preso un dottorando, gli ho fatto fare un elenco. Ok, allora chi un minimo si è avvicinato o ha tentato di informarsi sul lavoro del bibliotecario sa che catalogare è tutt'altra cosa, quindi io così pazientemente sempre spiego che tra un elenco e la catalogazione c'è una gran bella differenza. Ecco, un semplice elenco Excel non strutturato ti fa capire la differenza fra buttare dentro dati in una file, in una banca dati che sia, e invece organizzare questi dati. Ecco, noi, diciamo, nel nostro lavoro siamo l'espressione massima dell'organizzazione dei dati, perché per recuperare dei dati già da un semplice file Excel, se dentro una cella io ci metto nome, cognome e 30 altre informazioni, io con quel dato non ci faccio niente, perché poi non ho modo di rielaborarlo successivamente per altri impieghi in nessun modo. Mentre se già mi pongo il problema, no, del riutilizzo successivo del dato, io magari farò il cognome in una cella, il nome in un'altra, la data in un'altra cella ancora, quindi per qualunque uso successivo io voglia utilizzare quei dati, ho già una struttura di base che mi consente di modularlo in mille modi possibili. Ecco, la stessa cosa è quello che, diciamo, facciamo noi a livello di cataloghi. Voi, un altro preconcetto è l'isolamento della biblioteca e del bibliotecario, niente di più falso. Le biblioteche vivono ormai nel mondo, appunto, di internet, delle reti, proprio all'interno di sistemi di rete quanto più possibile ampi. Immaginate cosa potrebbe accadere, ovvero non accadere, se i dati che noi immettiamo, tanti dati, no, nella catalogazione, è, diciamo, la metadatazione di un libro. Ora ve lo dico in modo semplice, insomma. L'indicizzazione di tutta una serie di dati che consentono poi a chi cerca quel libro di ritrovarlo. Lo cerca, in genere l'utente cerca senza un metodo di ricerca strutturato, no? Già la ricerca avanzata nei nostri cataloghi è una funzione che la maggior parte degli utenti non utilizza mai. Mediamente gli utenti buttano là, lo dico in maniera, diciamo, molto con un'espressione volutamente di colore, buttano là una parola chiave per recuperare l'informazione che cercano. Quindi se la struttura delle informazioni che noi mettiamo catalogando un libro, che noi mettiamo nel catalogo, non è appunto organizzata, chi cerca un testo non sarà mai in grado di ritrovarlo. Quindi che cosa significa il nostro lavoro e l'organizzazione dei dati che poi si esplica nella fase di catalogazione? Significa definire e individuare tutti gli elementi della descrizione di un testo che grazie anche agli strumenti informatici consentiranno poi di essere la chiave per il recupero di quell'informazione. Ma tutto questo ha sotto di sé un'enormità di conoscenze e competenze di cui nemmeno riusciamo a immaginare come utenti, che non riusciamo nemmeno a immaginare come utenti finali. Okay? Quindi è questo il lavoro del bibliotecario. La norma UNI, ho riportato qui la norma UNI 11535, perché secondo me descrive molto bene e in tutte le sue sfaccettature che cos'è
la definizione della professione bibliotecaria, no? È una professione intellettuale che viene esercitata a livelli diversi di complessità in diversi contesti organizzativi pubblici e privati. Biblioteche, infatti, quelle che voi state frequentando adesso sono biblioteche universitarie, diverse come missione dalle biblioteche pubbliche, per esempio, o dalle biblioteche statali. Tutte le biblioteche sono inclusive, quindi anche quelle universitarie accolgono ovviamente utenti che noi chiamiamo esterni, nel senso esterni alla comunità accademica. Però, diciamo, la loro funzione è lievemente diversa. Le biblioteche pubbliche e statali hanno comunque il compito, sono rivolte al cittadino, hanno un'utenza estremamente variegata. Le biblioteche universitarie, come missione principale, hanno quella di supportare la didattica e la ricerca, e quindi la loro comunità di riferimento sarà quella accademica. Stante una base comune di competenze che servono al bibliotecario per esercitare la sua professione, quindi una serie di competenze legate alla normativa e alla, diciamo, alla bibliografia e biblioteconomia, nel senso ai codici di base della nostra professione, che sono comuni a qualunque tipo di in qualunque tipo di biblioteca il bibliotecario lavori, però poi nella pratica ci sono, diciamo, profili lievemente diversi a seconda della biblioteca in cui il bibliotecario si trova ad operare. Nelle biblioteche accademiche, per esempio, vengono richieste competenze lievemente diverse, perché devono essere finalizzate al percorso didattico e di ricerca che l'università sta portando avanti. Però, ecco, stante queste lievi differenze, comunque sia, la definizione generale si applica a qualunque situazione, e quindi una professione che viene esercitata. Andiamo verso la fine. Ok, quindi ho riportato qui questa norma, perché è estremamente ampia, non ce la facciamo a vederla tutta. Concludo. Cosa fa un bibliotecario? Appunto, l'avete un pochino già capito da quello che ho detto. Per erogare servizi alla propria utenza ed erogare servizi che siano all'altezza delle aspettative dell'utenza e che siano anche rispondenti al livello di sviluppo che il contesto circostante richiede, ha bisogno di studiare continuamente, si deve interfacciare con continuo cambiamento della professione. Un conto era scrivere la schedina a mano, un conto è lavorare con strumenti gestionali che gestiscono il catalogo della biblioteca, che sono tutti informatizzati. Nel nostro caso l'espressione massima di questo è lavorare in una rete, nel nostro caso regionale, con un catalogo in condivisione con altre università a livello regionale, e questo implica ulteriori differenze. Poi vi ho detto, niente isolamento, perché nessuna istituzione oggi ha più un catalogo che è solo di quella istituzione. I cataloghi si devono parlare, devono essere interoperabili, questa è una parola che è un must ormai nella nostra professione, e devono avere anche delle strutture informatiche di base che consentano questo dialogo e interoperabilità. Brevemente sulla mia esperienza, io sono un po' l'espressione, ecco, di questo percorso, di questa dimensione, a partire da una formazione umanistica, perché io vengo dalla facoltà di lingue e letterature straniere, quindi anche il dipartimento di filologia è chiamato perfettamente in causa. Vengo dalla facoltà di lingue e letterature straniere e ovviamente ho iniziato i miei primi passi nella biblioteconomia presso il dipartimento, non avendo però pensato da grande farò la bibliotecaria, lo confesso, perché essendo andata a lingue potrete immaginare che pensavo a percorsi all'estero e chissà quali cose.
Poi a volte il caso della vita ci mette il suo, e come ci mette il suo nella vita di tutti voi, come le famiglie ci mettono il loro anche nella vita di tutti voi, perché poi la scelta di una professione è influenzata da 1500 fattori, anche personali, anche familiari. Si era aperta questa possibilità, io che sono tendenzialmente curiosa e comunque, voglio dire, con una predisposizione allo studio e all'organizzazione in generale, perché questa è una caratteristica che è importante nel nostro lavoro, mi sono cimentata. Da lì poi percorsi professionali interni, evoluzioni interne, insomma, della professione, mi hanno portato a, quasi improvvisamente sul mondo scientifico. Quindi, come vi dicevo, non è, no? C'è un'apertura e una gamma di come dire, deviazioni e di percorsi poi anche non immaginabili a monte che si può aprire, perché finché diciamo io devo a livello di catalogazione le informazioni di base, un bibliotecario può strutturarle a partire da qualunque disciplina. Poi certamente se si va nella catalogazione semantica, allora lì la competenza disciplinare può fare la differenza. Ma una catalogazione descrittiva, che è poi quella, diciamo, di individuare gli elementi per la descrizione di un testo dentro un catalogo, informatizzato o no che sia, ecco, questo può farlo un bibliotecario a partire da qualunque formazione di base provenga e in qualunque ambito disciplinare. E quindi mi sono lanciata in questo mondo scientifico presso la Biblioteca di Matematica e Informatica Fisica, quindi più scientifico di così non si può, e da lì però io, ecco, ho intrapreso un percorso di direzione della biblioteca, che è un altro, diciamo, aspetto e prospettiva ancora del lavoro comunque bibliotecario, perché devi conoscere comunque il lavoro bibliotecario nelle sue basi per dirigere una biblioteca, cioè, ecco, quello io penso che in qualunque contesto, no, chi dirige un settore deve sapere che cosa sta dirigendo, ecco. A partire da questo però la direzione di una biblioteca allontana un po' da quel contesto di vicinanza, dalla vicinanza con il materiale libro, no? Con la gestione diretta del libro, perché comunque presuppone tutta un'altra gamma di operazioni, più scelte, più responsabilità ovviamente, e meno vicinanza diretta al materiale che si va che compone le biblioteche. Ecco, quindi poi vabbè, c'è stata l'evoluzione ancora più centralizzata del mio lavoro, che mi ha allontanato ancora di più dalle biblioteche, ma non, diciamo, da biblioteche luogo fisico, ma non le biblioteche come organizzazione mentale in tutti i suoi aspetti, per cui affrontate questo percorso, cercate di capire in che cosa consiste. Io l'ho spiegato malissimo in questo poco tempo, perché cercando di metterci dentro più cose possibili forse vi ho fatto confusione in testa, ma noi abbiamo tutti gli anni esperienze e contatto con giovani che in qualche modo decidono di conoscere il nostro lavoro, quindi cercate di capire di che cosa si tratta dal lato B, no? Perché quello che si vede è troppo poco, e questo, ci sono già percorsi che noi pratichiamo regolarmente, noi abbiamo tutti gli anni esperienze di servizio civile, vedete qua i numeri, vi ho fatto un po' così un excursus dal 2017 al 2021, dove avevamo i numeri già organizzati, e sono sempre esperienze positive che poi danno esito, e abbiamo anche alcuni esempi di questo, a sviluppi futuri nella professione. Un altro metodo, diciamo, molto praticabile all'università è quello degli studenti part-time. È un percorso un pochino meno approfondito, che consente una visione meno approfondita di quello del servizio civile, perché il servizio civile dura molto di più, dura quasi un anno. Lo studente part-time 150 ore,
e quindi diciamo non riesce a vedere solo uno spaccato, ma già vivere i discorsi dei colleghi bibliotecari, no? Vivere ciò che avviene dietro al bancone comunque consente di avere un'idea, e poi ci vuole la voglia di volerlo vedere, perché chiaramente senza questa volontà non succede niente, nel senso che anche il rapporto con i bibliotecari nasce molto volentieri se c'è anche da parte dello studente la voglia di vedere e la voglia di capire. Noi siamo volentierissimo a disposizione per questo, quindi prendetelo in considerazione, perché vi ripeto, la gamma di possibilità poi future sono infinite, e anche presenti comunque le possibilità presenti sono interessanti, perché comunque vi aiutano a lavorare meglio nell'immediato. Io ho finito, mi scuso. Grazie Gabriella, moltissime suggestioni. Mi devo trattenere dal commentare per non rubare tempo agli altri relatori, e però magari ci riserviamo un po' di tempo dopo. Vi ricordo appunto che alla fine avremo modo di approfondire alcuni temi, e soprattutto voi avrete modo di porre delle domande. Allora, a questo punto passiamo dalle biblioteche al mondo degli archivi. Maddalena mi dice polverosi, andiamo da Maddalena Taglioli. Maddalena è la responsabile del centro archivistico della Scuola Normale Superiore e ha alle spalle anche lei una lunghissima serie di esperienze di tipo lavorativo. Diciamo, è partita da una formazione, una laurea in conservazione dei beni culturali, come me peraltro, siamo state compagne di università, quindi facciamo questa piccola nota. E appunto dal 2000 Maddalena collabora con la Scuola Normale a diversi progetti, prima appunto con il Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, in cui si è avuto modo di occuparsi proprio di applicazioni informatiche agli archivi nell'ambito di progetti nazionali, si USA ad esempio, e regionali. Successivamente ha collaborato e ha preso parte a diversi progetti molto importanti con l'Archivio di Stato di Firenze, con la Regione Toscana, ce ne sono tanti, mi limiterò a citare la guida online dell'Archivio di Stato di Firenze e poi un progetto che è estremamente utile, che è quello degli Archivi Storici Toscani, che è un progetto finalizzato al recupero degli strumenti a stampa, va bene, inventari di archivi a stampa che sono stati appunto digitalizzati. Ha cominciato a lavorare nel 2009 presso il primo archivio della Scuola Normale, che oggi è diventato appunto centro archivistico. Maddalena apparentemente, diciamo così, potrebbe parere una figura tradizionale di archivista, perché il centro archivistico ha certamente un profilo anche conservativo molto forte, ma in realtà il centro archivistico della scuola ha una molteplicità, una varietà, una assoluta serie di testimonianze, di complessi archivistici molto molto diversificati, trasversali da un punto di vista cronologico e tipologico, che veramente possiamo dire che ce n'è per tutti i gusti. Certamente le competenze che è necessario mettere in campo appunto per gestire questo tipo di materiale sono competenze a tutto tondo, molto ampie, e quindi appunto Maddalena ci parlerà di questo, ci porterà la sua esperienza, e quindi le do la parola. Grazie. Allora, grazie mille. Grazie agli organizzatori innanzitutto. Sì, il centro archivistico conserva 70 archivi circa che appartengono a varie tipologie in base al soggetto produttore. Quindi noi abbiamo archivi tradizionali, quello storico della Scuola Normale Superiore, ma anche archivi di enti pubblici. Abbiamo di enti pubblici come il Collegio Puteano, ma anche l'archivio integro di una casa editrice che ha fatto la manualistica della scuola in Italia, la Nuova Italia per l'appunto. Abbiamo un archivio per cui io potrei essere un archivista polverosa, l'archivio Salviati, che si snoda cronologicamente dal
XIII secolo ad oggi, ma anche l'archivio di un'altra famiglia pisana, livornese, Bertolli Carranza, e poi un variegato mondo che è rappresentato dagli archivi di personalità legate o meno alla Scuola Normale, che hanno deciso di donare o depositare il materiale alla scuola affinché lo mettesse a disposizione dei ricercatori e degli utenti. Perché la cosa che voglio sottolineare è che il centro archivistico è aperto a tutti coloro che per motivi di studio o ricerca vogliono consultare il nostro materiale, previa la compilazione della modulistica d'uso. Il variegato mondo comporta necessariamente problemi di conservazione, tipologie di materiali completamente differenti. Lunedì ero in Alta Garfagnana a prendere l'ultimo archivio che ci è stato donato in ordine di tempo, che sarà archivisticamente una sfida interessante per come restituire all'utenza esterna, perché non bisogna dimenticare che il fine ultimo, oltre all'aspetto conservativo, è quello di mettere a disposizione degli studiosi questo il materiale. Perché è una sfida interessante? Perché è un archivio in cui, se io mi limito o mi dovessi limitare a descriverlo, sarebbe una cosa semplicissima, perché sono diapositive e file audio. Ogni cassetta, su ogni cassetta è indicato luogo di registrazione, argomento di registrazione, e io, come dire, avrei finito il mio compito descrittivo. Ma questo materiale deve essere messo a disposizione degli utenti, quindi bisognerà trovare un modo, sbobinatura, taggatura di elementi, di fenomeni interessanti, per poterlo mettere a disposizione. Ed è un archivio che riguarda le tradizioni popolari toscane, quindi i maggi toscani piuttosto che le befanate o le sacre rappresentazioni. Ovviamente file audio deve essere collegato alle diapositive o fotografie, ma anche al brogliaccio testuale da cui è stata presa la rappresentazione. Ma questo è un archivio, abbiamo una fototeca integra fra diapositive e foto di 30.000 immagini, che è stata di uno storico dell'arte, quindi di una disciplina molto specifica. Questi materiali offrono e ci determinano, come dire, innanzitutto problemi di conservazione, per cui vanno individuate delle modalità idonee per far sì che la pergamena o il filo metallico relativo alla registrazione, oppure i nastri con le registrazioni, sia le audiocassette tradizionali che le bobine di grandi dimensioni, possono e debbano essere conservate negli stessi spazi, ma anche problemi di fruizione. Prima la collega diceva che l'informatica ha determinato un sconvolgimento per quello che riguarda le biblioteche, ma a maggior ragione per quello che riguarda gli archivi, perché bene o male la catalogazione ha delle regole definite. Prima di quelli che si definiscono gli standard descrittivi internazionali, la descrizione archivistica era, come dire, molto autoreferenziale. C'erano scuole, tradizioni diverse, che non solo descrivevano il materiale in modo diverso, ma lo pubblicavano con caratteristiche a stampa che mi permettono di distinguere le pubblicazioni che vengono fatte a Lucca, che hanno un modo molto tipico e specifico, ma che non funziona fuori dal contesto provinciale. Quindi l'informatica non solo ci ha, come dire, svecchiato un po', ci ha fatto assumere forse un'immagine più in linea con i tempi, ma che ha anche creato tutta una serie di problematiche. Dopo di noi, o comunque dopo di me, ci saranno, diciamo così, i partner privati. Arianna è stata pensata al Cribecu ed è stato forse uno dei primi sistemi di descrizione, diciamo così, inventariale per quello che riguarda. Oggi ce ne sono tantissimi. Quando si va a descrivere un archivio e si decide di utilizzare un sistema, un software informatico, la prima cosa su cui bisogna ragionare è qual è l'uso che io ne vorrò fare. È ancora sensato, è opportuno oggi pensare di pubblicare a stampa un inventario? Gli inventari non sono mai stati dei bestseller, per cui grandi tirature a livello nazionale,
però sono strumenti di lavoro, quindi devo trovare un modo che mi permetta e che permetta a tutti, alle biblioteche di conservazione, forse di avere il materiale, ma anche di far sì che l'utente finale, che comunque la nostra, diciamo, la nostra missione è finalizzata un po' a consegnare all'utente la conoscenza, di far sì che conosca il nostro materiale, che non succeda come questa mattina, che il mio utente mi ha chiesto una filza a caso, poi è effettivamente molto interessante, però, come dire, a scatola chiusa, non sapendo assolutamente, non avendo letto nulla di questo materiale. Scusate, i problemi della fruizione online sono, secondo me, in questo contesto veramente complicati, perché prima la professoressa Moro ricordava i sistemi nazionali, che sono, come dire, un buon punto di arrivo per chi fa ricerca e che non sa dove andare a cercare. Quindi mi permettono di avere almeno delle indicazioni sommarie di dove andare a reperire il materiale, ma sono semplicemente dei punti di arrivo. La collega parlava di interoperabilità. Ora, l'interoperabilità, oggi come oggi, secondo me è una sorta di chimera, almeno per quello che riguarda il mondo degli archivi, perché ci sono stati pensati dei sistemi, delle linee di interoperabilità, però se uno li va a vedere effettivamente, concretamente, il risultato finale non è ottimale. Si interessano di recuperare informazioni ad alto livello ed appiattiscono quello del livello dell'unità documentaria, che è comunque l'elemento che forse il ricercatore mi viene per l'appunto a chiedere. Quindi la tecnologia e l'informatica applicata ai beni culturali, secondo me, è tutt'oggi una sfida. Trovare un modo che permetta fruizione, diffusione della conoscenza, che comunque è anche un obbligo normativo, perché l'articolo 6 del Codice dei Beni Culturali ci ricorda che bisogna mettere a disposizione degli utenti la conoscenza, soprattutto la conoscenza dei beni culturali per sommica, cioè per in generale, ma di tutti i beni culturali e degli archivi in particolare. L'altro aspetto, secondo me, è molto interessante, quello che riguarda la digitalizzazione tout court, nel senso che sempre più spesso, oggi, almeno a me capita abbastanza spesso, che le persone che vengano in archivio, la prima domanda che mi pongano è: ma lei ha digitalizzato tutto questo materiale? La prima risposta è no, non è possibile. Primo, perché gli archivi non dialogano come i libri, gli archivi che hanno bisogno di nessi e di relazioni completamente diversi, quindi io non erogo un servizio di Google Books o similari, ma ci vogliono modi diversi. L'altro aspetto, secondo me, in questo momento particolarmente interessante è il coinvolgimento e la formazione per quello che riguarda la professione. Perché dico questo? In questo momento io mi sto occupando anche dell'archivio, del servizio di archivio e protocollo della Scuola Normale, quindi anche dell'archivio nella sua fase natia, in un certo qual modo, in cui si vede che il digitale sta prendendo il sopravvento, comportando tutta una serie di questioni che comunque erano già note, e che l'analogico ha, come dire, ancora una presenza minimale. In questa fase però l'archivista è essenziale, e spesso e volentieri le istituzioni in generale tendono ad assegnare al sistema di archivi e protocollo le persone che non trovano un'altra collocazione, così come per l'archivio, nel senso che non sappiamo dove metterle, e quindi forse sono persone che si potrebbero, primo perché l'utenza c'è, ma magari si trova una soluzione diversa. La formazione in archivio, come in tutte le discipline legate ai beni culturali, secondo me è fondamentale. È necessario formarsi, e ritengo anche che le scuole, cioè la formazione universitaria affiancata da quelle che sono le scuole di tradizione, che purtroppo dal prossimo anno verranno a meno, che sono la scuola di paleografia e diplomatica, i corsi di formazione fatti da delle associazioni, l'Associazione Archivistica Nazionale in primis, che permette nel momento della formazione anche un confronto diretto con colleghi con cui è possibile, diciamo così, dialogare, affrontare gli stessi problemi. L'altro aspetto fondamentale, secondo me, riguarda proprio il livello di descrizione a cui bisogna arrivare.
Ho detto prima, noi conserviamo 70 archivi, a questi bisogna aggiungere gli archivi della Domus Mazziniana, quindi tipologie di documentazioni completamente diverse, tematiche completamente diverse, e in questo momento il mio dubbio è dove arrivare, dove fermarmi a descrivere i documenti, arrivare a descrivere il singolo documento, mettere tutti gli elementi essenziali. Ovviamente non ho le forze per farlo con questa mole di informazioni, però devo permettere agli studiosi di conoscere il mio patrimonio e di metterlo a disposizione degli altri. Questi sono gli aspetti su cui secondo me è necessario riflettere, trovare dei modi comunicativi per restituire gli strumenti canonici degli archivi, gli inventari, come li restituisco online. La dottoressa Moro in precedenza citava il progetto, quello degli archivi storici della Regione Toscana, che è un progetto che nasce dal cartaceo. Quindi abbiamo preso documenti a stampa, li abbiamo marcati i fenomeni e li abbiamo restituiti in funzione del web. È possibile fare il contrario? È possibile marcare fenomeni, quindi creare digitalmente file e poi pensare, forse se non una stampa, qualche cosa di diverso? Il PDF mi è sufficiente, mi ha le stesse caratteristiche, le stesse assicurazioni che mi dà un cartaceo? Queste secondo me sono le sfide su cui bisogna riflettere e ragionare collettivamente, perché se in biblioteca la catalogazione ha degli standard, questo non succede per gli archivi. Io ho avuto il piacere di lavorare al SIUSA, che è un sistema nazionale molto grande e che ha avuto il pregio, secondo me, di recuperare un progetto nato negli anni 90. Il primo problema che si è posto non è stato quello di modellare i dati, ma di come disambiguare file che si chiamavano tutti archivi del comune di. Quindi c'erano 8.000 stringhe, 8.000 file, archivio del comune di. Comunicare a terzi non è solo dare un'informazione, ma nel rapidità della rete ritengo che sia necessario dare un'informazione che non stanchi l'utente. L'utente non può fare come succede col cartaceo, scorrere paginate e paginate di informazioni. Gli archivi vengono normalmente rappresentati ad albero rovesciato, che è una rappresentazione canonica utilizzata per il web. Ma io posso scorrere 8.000 stringhe che si chiamano tutte nello stesso modo? È vero, ci sono sistemi alternativi, però mi vanno a inficiare la mia rappresentazione. Ci sono dei sistemi che sono stati utilizzati in alcuni casi, però non sempre sono parlanti e non sempre comunicano nello stesso modo. Per quello che riguarda, diciamo così, il lavoro dell'archivista, ora io vi racconto alcune delle cose che faccio nella mia quotidianità. Io mi occupo a tutto tondo del patrimonio archivistico, quindi mi occupo dei contatti con i donanti o coloro che decidono di depositare il materiale. In accordo con l'amministrazione stipuliamo gli atti, vado a prendere il materiale, mi occupo dell'inscatolamento, perché comunque ritengo che vedere il materiale in prima istanza è fondamentale. Di solito faccio una campionatura, quindi fotografo ambiente per ambiente, scaffale per scaffale il materiale che prelievo e cerco, non ci riesco mai, di ricostruirlo nei miei spazi, che sono spazi molto limitati, perché gli archivi e a maggior ragione le biblioteche hanno questo peso massiccio, occupano spazio e hanno bisogno di situazioni particolari. Sono in contatto quasi quotidiano con gli utenti, quindi faccio da mediatrice fra il materiale che conserviamo e le richieste degli utenti. Ovviamente ho letto e ho manipolato molti materiali, ovviamente non tutti, perché il Salviati che citavo prima è costituito da 6.500 documenti, quindi non sarebbe possibile, e soprattutto vado a leggere quelli che sono gli elementi essenziali, vedo le difformità rispetto a quello che può essere l'intitolazione o quant'altro. Mi occupo poi di riprodurre il materiale e noi abbiamo definito internamente una procedura
per diciamo così, sia che funziona sia per copia sostitutiva, anche se non è esattamente quell'uso che ne facciamo, ma anche di materiale che può essere mandato agli utenti per document delivery. E poi c'è tutta la pratica amministrativa to cure, quindi il pagamento delle fatture con il restauratore, la redazione del progetto di restauro per quello che riguarda il restauro dei pezzi che sono da mandare in conservazione o quant'altro. Per quello che riguarda la formazione, ritengo che l'università debba dare il metodo, cioè debba dare le basi per la professione dell'archivista. Poi è necessario non solo avere la curiosità, ma essere stimolati a continuare a una formazione continua, perché comunque le situazioni cambiano, ci sono confronti con non solo realtà italiane, ma anche con le realtà europee. Gli standard sono condivisi da tutti, ma non tutti li utilizziamo nello stesso modo, sono degli standard descrittivi. Quindi c'è questo contesto particolarmente interessante. In ambito normativo, soprattutto per gli archivi correnti, c'è un'evoluzione normativa costante. Le leggi cambiano costantemente, se non ci sono leggi ci sono linee guida a cui ci si deve adattare. Se si va a vedere le domande frequenti all'interno dei siti ministeriali, a volte sono dissonanti rispetto a quello che viene presentato nella linea guida, però una scelta va formulata, quindi bisogna compiere comunque delle scelte. L'altro aspetto ritengo che sia la curiosità, non porsi limiti, avere voglia di scoprire e di indagare il materiale con cui abbiamo a che fare, e in alcuni casi possono essere anche elementi veramente minimali. Noi abbiamo un archivio in cui sono conservate le carte delle caramelle. Ora, e le conserviamo perché sono gli involucri delle caramelle degli anni 30 e sono le prime rappresentazioni, cioè sopra c'è Topolino, che obiettivamente può essere interessante così come disegni di bambini in alcuni casi, perché nell'archivio della Domus c'è l'archivio Frassi, e quindi sono sicuramente carte molto molto interessanti. Inoltre credo che il dialogo con persone che fanno questo tipo di lavoro, che si occupano a tutto tondo degli archivi, a livello, diciamo così, occupazionale, da un punto di vista normativo, gli enti pubblici dovrebbero avere un archivista. Dovrebbero, perché poi ci sono 3.000 limiti, dimensioni dell'ente, difficoltà dell'ente, eccetera, per cui questo non si avvera mai. È difficilissimo trovare enti di piccole dimensioni in cui c'è un archivista strutturato, anche perché soprattutto a livello di archivio corrente, archivio di informazione, ci sono forse troppi oneri. Io mi posso attrezzare per avere un protocollo informatizzato, ma non mi posso fare carico del sistema di conservazione. Ora, il grande pregio della regione Emilia-Romagna e della regione Toscana è quello di aver pensato dei sistemi di conservazione del patrimonio digitale a norma per enti di piccole dimensioni. La stessa cosa varrebbe per gli enti pubblici territoriali o quant'altro. Inoltre, ritengo che soprattutto negli ultimi decenni ci sia stata un'esplosione di tipologie di archivi. Tutti si sono scoperti possessori di archivi. Quindi ci sono gli archivi della moda, gli archivi, diciamo così, delle commissioni, archivi molto particolari che in realtà sono sempre esistiti. Quindi vengono semplicemente enucleati e presentati in modo diverso per avere una visibilità maggiore, perché non bisogna dimenticare che gli archivi all'interno dei beni culturali sono forse quelli, come dire, meno appariscenti, a meno che uno non possa ritrovare l'autografo di Dante o non ci sia la firma di un artista famoso o di un bene particolarmente noto. Ora vanno molto di moda gli archivi della moda, quindi non so, i disegni, i bozzetti o quant'altro, che sono particolarmente interessanti, anche perché la moda è costume, la moda rappresenta la società e quindi sono elementi essenziali. L'altra cosa che io trovo molto interessante è ogni qualvolta che mi presento e che mi viene chiesto che mestiere fai, l'archivista. Sì, ma cosa vuol dire? Questo è proprio l'iter standard.
Quando racconto quello che faccio, ora l'immagine fra il polveroso e la signora di una, un po' âgée, come dire, tutt'uno, poi obiettivamente secondo me basta presentare o coinvolgere tutto, diciamo così, la professione in una certa dimensione e il contesto cambia normalmente. Ritengo inoltre che, e ce ne sono tante a livello italiano, ci sono tutta una serie di associazioni, una in primis è la NAI, che è fondamentale per quello che riguarda gli archivisti, perché fanno non solo corso di formazione ma permettono anche di rimanere in contatto, e poi ci sono una sorta di mailing list che sono interessanti, perché innanzitutto si espone un problema, ci si deve iscrivere, si espone un problema e chiunque può rispondere e trovare soluzioni più o meno innovative, e poi perché spesso e volentieri passano le proposte di lavoro, quindi o semplicemente tirocini formativi. Tirocini formativi che possono essere a tutto tondo. Una ragazza che ha fatto un tirocinio da me e poi è andata a fare un tirocinio da Barilla per la archiviazione, diciamo così, e descrizione dei gadget delle merendine degli anni 2000, una cosa del genere, perché sono archivio, rappresentano la società e rappresentano un costume. E per quello che riguarda le possibilità del centro archivistico, come la biblioteca, noi facciamo tirocini, 150 ore sono una situazione dedicata esclusivamente ai ragazzi, cioè ai normalisti, e l'altra cosa che a me piace molto è quella di proporre alle persone che vengano e si propongono per il tirocinio su che cosa vogliono, su che cosa vogliono sperimentare, perché abbiamo questa realtà molto variegata per cui è possibile fare un inventario analitico oppure un elenco di consistenza su materiale dal 700 in poi normalmente. Poche persone affrontano il Salviati, qualcuno sì, e anche quella è una bellissima sfida perché rappresenta secondo me un unicum nel panorama descrittivo a livello degli archivi, perché l'unico inventario che noi abbiamo è un inventario novecentesco in cui tutto è stato modernizzato, cioè c'è stata fatta un'attenzione puntuale e precisa della pulitura linguistica dell'espressione. Io avrei finito, forse sono stata troppo dispersiva. Grazie Maddalena. Ti ringrazio anche per aver lasciato intravedere appunto come archivio voglia dire tante cose, voglia dire soprattutto appunto istituzioni anche molto contemporanee, molto moderne, non necessariamente costituite da patrimonio analogico, quindi c'è anche qui appunto una grandissima varietà. Poi mi piacerà ritornare, se avremo tempo, su un elemento comune tra quello che ha detto prima Gabriella e quanto hai presentato tu, cioè un punto dolente è quello della sottovalutazione della professione, no? E su questo ci sarà magari da dire, da commentare, anche appunto volendo pensare proprio alla prospettiva, alle prospettive lavorative. Allora, la nostra, diciamo, prima parte in qualche modo si conclude, quindi abbiamo visto, abbiamo sentito le voci delle rappresentanti del mondo, diciamo, che fa riferimento al contesto accademico. Adesso invece è fondamentale appunto per noi, proprio per avere una visione alternativa e più completa, abbiamo bisogno di sentire invece il mondo dell'imprenditoria privata nell'ambito dei beni culturali. E quindi abbiamo con noi, sono veramente grata per la loro presenza, per Iperborea, Giorgio Spinosa e Daniela Villani. Giorgio Spinosa, di formazione ingegnere informatico, che è amministratore delegato di Iperborea e tra l'altro è il responsabile della suite Arianna. Quindi appunto prima anche Maddalena ha citato Arianna,
poi ci racconterà lui di che cosa si tratta. Diciamo che per chi bazzica archivi e si occupa di archivistica, Arianna è un prodotto assolutamente fondamentale, diciamo che ha proprio marcato un vero e proprio periodo, che è stato tra l'altro pensato inizialmente per gli archivisti e che poi ha invece assunto delle forme molto più articolate e molto più complesse. Giorgio si occupa di vari progetti nell'ambito delle Digital Humanities e ultimamente si è dedicato a dei progetti molto importanti, molto corposi. Uno è quello relativo alla Digital Library della Estense di Modena, che è biblioteca universitaria importantissima, e l'altro riguarda invece la teca digitale dell'Archivio Centrale dello Stato. Dico due parole subito anche su Daniela, così poi vi lascio la parola e vi gestite voi. Daniela appunto è socia di Perborea, è una project manager, si occupa da molto tempo dell'information and communication technologies applicate proprio alla valorizzazione dei beni culturali, quindi si muove in questo solco e saprà dirci appunto anche alla luce, e questo mi interessa molto, del suo percorso personale, no? Che è un percorso che parte da un certo tipo di formazione che poi approda appunto a questo tipo di declinazione professionale, e quindi cedo molto volentieri la parola ai nostri due relatori. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui e grazie di averci invitato intanto. Allora, brevemente, l'intenzione mia è di strutturare il nostro intervento in questo modo: una decina di minuti vi presento la realtà di Perborea e quello che Perborea fa, quindi le attività che vengono svolte. Iperborea e ciò che ci sta intorno, perché, come dire, ci stiamo un po' allargando, per cui presento un po' l'intero gruppo. E questo è una prima parte del nostro intervento. Nella seconda parte ci divideremo, Daniela e poi io, sui nostri percorsi professionali, o almeno su una parte dei rispettivi percorsi professionali, in modo un po' di raccontarvi qualcosa di quello che possibilità, perché poi non esistono, è difficile, ci sono sì carriere predeterminate dall'inizio alla fine, però è più un sogno, ecco, la realtà poi è diversa e interviene la fantasia nella vita delle persone. Io sono nato, sono ingegnere, faccio l'ingegnere, però mi occupo di beni culturali, parlo molto più spesso di beni culturali che non di software e di ingegneria, o meglio, un po' l'uno e un po' l'altro. Per cui, ecco, volevamo raccontarvi degli aspetti pensati sia da Daniela sia da me, per quello che invece è la vostra formazione di partenza. Quindi questa è un po' l'idea. Iperborea fa molte cose, cercherò di essere sintetico il più possibile. Allora, Iperborea nasce da un gruppo di professionalità variegate che si occupano di beni culturali e di informatica, e in particolare quindi di informatica applicata al dominio dei beni culturali, quelle che oggi si chiamano Digital Humanities, che è un'espressione più nuova per chi ci lavora da tanti anni, ma di fatto è quello che noi facciamo dal 2000 più o meno, qualche anno prima forse. E tutto questo è basato su, cioè, quindi per noi una dei concetti fondamentali è quello di contaminazione tra mondi diversi, contaminazione degli informatici che imparano a parlare di archivi. Non basta prendere un informatico, spesso c'è l'idea, va bene, mi serve questo sistema, io ce l'ho perfettamente chiaro in testa, prendo un po' di informatici e me lo fa realizzare. Dopodiché ci si accorge da subito che si parlano due lingue diverse, e quindi già spiegare agli informatici cosa devono fare è quasi impossibile. E si passano mesi a dire, ma come, io gliel'ho spiegato che ho bisogno di fare un titolario, ho bisogno dell'albero rovesciato, ok, ma io gliel'ho spiegato all'informatico dell'albero, e magari però mi ha fatto una cosa che non tiene conto di tutti quegli aspetti che io, esperto di dominio, conosco benissimo, tipo la numerosità. Io mi sarebbe piaciuto fare un botta e risposta su tutta una serie di, esatto, no, di cose. Ora vediamo di farlo a distanza e poi eventualmente ci torniamo sopra, però appunto alcuni problemi che l'informatico non si pone se qualcuno non glielo dice, e quel qualcuno che potrebbe dirglielo magari lo dà per scontato, perché è normale che siano centinaia di migliaia di documenti se si arriva a descrivere l'archivio a livello di singoli documenti. Però l'informatico, se non glielo dici, ti fa un sistema in cui sì, centinaia, migliaia, basta, poi non funziona più.
Ecco, un esempio molto concreto. Quindi contaminazione di esperienze, di saperi, significa questo per noi. All'interno del team di Iperborea ci sono informatici, archivisti, fisici, storici, filologi, c'è di tutto, perché poi appunto le carriere portano, cioè abbiamo una delle nostre archiviste è filologa, parla russo, e però si è trovata poi, e ormai è 20 anni che fa l'archivista, con passione e stimata dai colleghi, cioè, ovviamente ha preso il diploma di archivistica e paleografia diplomatica, non è che si è improvvisata, ecco, per chiarire anche questo. Quindi contaminazione tra saperi diversi, passione, noi abbiamo la fortuna di lavorare con cose belle. Per voi, come dire, forse è più scontato, avete scelto una facoltà che vi mettono a contatto con questo tipo di, con la cultura, con il bello, molto più che per me che vengo da ingegneria. Se mi trovavo a fare l'ingegnere presso una società che lavora in borsa, vedevo numeri, magari era sicuramente un ambito molto più ricco economicamente, ma sicuramente vedevo numeri, nient'altro. Qui hai l'occasione di andare a digitalizzare l'ultima scena di Leonardo e di trovarti per una settimana nel Cenacolo con l'ultima scena lì, non la visita da 12 minuti e poi devi uscire. Ecco, questa è sicuramente una parte che ci appassiona, che appassiona noi, che appassiona le persone che lavorano con noi, i partner, e che condividiamo con i nostri datori di lavoro, con gli istituti culturali che quel patrimonio meraviglioso lo detengono e riusciamo a volte anche ad apprezzare, dobbiamo riuscire ad apprezzare anche quel tipo di patrimonio che è patrimonio culturale a tutti gli effetti, ma è che ha meno l'effetto wow. È ovvio che se uno trova l'autografo di Dante già fa un po' più effetto wow, probabilmente il resto dell'archivio è difficile, ecco, poi ci arrivo, è difficile anche poi comunicarlo, restituirlo, perché non possiamo pensare che ci sia centinaia di persone in rete che non vedono l'ora che io pubblico l'ennesima lettera del Fondo Targioni Tozzetti per andare a vedere, cioè è un altro mondo, ecco. Però quella passione che possiamo condividere con chi ha quella passione o chi la... Abbiamo anche colleghi informatici che l'hanno sviluppata nel tempo, stanno lavorando gomito a gomito con gli archivisti, con gli storici dell'arte. Esperienza, Iperborea è nata più di 20 anni fa, 25 ormai, ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni, perché lavorando con gli archivi, l'archivio di deposito, archivio storico, archivio corrente, abbiamo visto, per quello sempre mi sarebbe piaciuto, esattamente quel problema del protocollo informatico, il problema di enti che per anni hanno mandato al protocollo le persone che non riuscivano a collocare in altro modo. Un giorno è arrivato il protocollo informatico e si sono trovati con persone che devono gestire l'ibrido, la conservazione digitale e via dicendo. E quindi abbiamo partecipato come consulenti alla realizzazione del DAX, il sistema di Regione Toscana per la conservazione a norma, e poi dopodiché ci siamo occupati di archivi per tanti anni, di archivi di catalogazione, di fotografie e via dicendo, fino all'ultima, diciamo, all'evoluzione naturale in qualche modo con il diffondersi delle digitalizzazioni, che è la realizzazione appunto delle digital library. Quindi ecco, quello che non si poteva fare all'inizio del 2000, per cui le digitalizzazioni erano qualcosa di residuale, e ora qualcuno arriva a chiedere: avete digitalizzato tutto? Cosa che... nei primi anni 2000 era impensabile, ancora è impensabile, però già qualcuno potrebbe iniziare a immaginarsi che, continuo a dire che è impensabile, non, a scanso di equivoci. Quindi lo stavo dicendo appunto, Iperborea ha una storia che si lega a quella di Arianna. Iperborea è nata diciamo nell'ambito del Cribecu, della scuola normale, con la realizzazione appunto del primo embrione di Arianna. Poi appunto si è lavorato Arianna 2.0, il 3, e fino al 2017, in cui abbiamo lanciato la nuova versione Arianna for Work e Arianna for View, quindi un software per il back office, per gli archivisti, un software di lavoro come è il CAD per gli ingegneri, e un software invece per la restituzione, per la pubblicazione del patrimonio che è stato descritto. Ci sono stati poi appunto i progetti che citati, quindi le Stanze Digital Library. L'anno scorso abbiamo lavorato al sistema, alla Digital Library dell'Archivio Centrale dello Stato, e ora stiamo iniziando a lavorare sui progetti del PNRR, che ha destinato moltissime risorse,
moltissime risorse non rispetto al PNRR, ma rispetto a quello che normalmente viene destinato al mondo dei beni culturali, e quindi ha richiesto anche a noi proprio un salto di livello, un salto di qualità per poter gestire numeri di un ordine di grandezza superiori a quelli che normalmente ci siamo trovati a gestire. Cosa facciamo? Facciamo prodotti software, per cui Arianna, appunto, Arianna for Work e Arianna for View, e vado a raccontare brevissimamente. Arianna for Work, appunto, è un software di lavoro per gli archivisti, e si è nell'ultima versione non solo e necessariamente per gli archivisti, perché lavorando negli archivi, gli archivi hanno collezioni fotografiche, gli archivi a volte hanno materiale eterogeneo, hanno strumenti scientifici, hanno monete, hanno vario materiale di vario tipo, per cui in qualche modo l'ambito si è allargato e abbiamo iniziato a introdurre nel software anche gli standard degli altri settori del Ministero della Cultura, quindi le schede F per descrivere le fotografie e via dicendo, quindi standard catalografici eterogenei. Arianna è pensato per i professionisti, è pensato per chi lavora, per cui ha tutta una serie, cioè l'idea, l'intenzione, l'obiettivo di chi ci lavora è cercare di migliorare la vita a chi quello strumento lo usa in archivio o per fare comunque attività di catalogazione. Per questo è una continua ricerca per migliorare anche l'interfaccia, anche le funzionalità che vengono messe a disposizione. In questo abbiamo un dialogo con i nostri clienti, abbiamo un dialogo continuo. Cerchiamo per quanto possibile di inserire nella roadmap di sviluppo le richieste che ci arrivano per cercare di migliorare il prodotto e per cercare di migliorare la vita a chi il prodotto lo usa. E questo è un'attività continua, e anche qui mi ripotrei agganciare a una serie di istanze che giustamente su cui sarebbe interessante approfondire, però non voglio divagare. Quindi Arianna for Work, appunto, per prodotto in continuo sviluppo per la catalogazione e per la descrizione archivistica, Arianna for View per la pubblicazione, quindi quella che appunto possiamo definire una digital library o comunque un modo per pubblicare, in realtà non solo una digital library, perché poi ci si concentra sulla digital library con le digitalizzazioni al centro, in realtà il problema parte a monte, parte dalla pubblicazione degli inventari. Ha senso oggi andare a stampare un inventario? La domanda ce la siamo posta. Quando abbiamo lanciato la versione 4 di Arianna, la stampa l'avevamo lasciata volutamente in secondo piano perché dicevamo, ma chi è che oggi si metterebbe a stampare un libro? Diamo uno strumento di pubblicazione online e uno raggiunge tutti, tanto non c'è un mercato editoriale per gli inventari d'archivio. Ecco. In realtà poi molti ce lo hanno richiesto per vari motivi e quindi abbiamo dovuto lavorare anche per recuperare le funzionalità di stampa. Mentre invece appunto abbiamo lavorato molto di più su Arianna for View, che è un software per la pubblicazione. Qui vedete alcuni esempi. E sulla pubblicazione di dati archivistici il problema è di paradigmi di accesso, perché appunto c'è il problema di come porgere agli utenti. Cioè, avete la possibilità di andare a cercare nell'archivio della vostra città. Cosa cercate? Ognuno di voi cosa c'è? Cioè, se non penso allo studioso, ma penso al pubblico generico con cui vorrei fare valorizzazione, che vorrei invitare a fruire e far conoscere il patrimonio, come posso andare a coinvolgerlo? Cosa facciamo? Facciamo prodotti e facciamo servizi. Scusate, ma mi rendo conto che sennò vado avanti troppo col tempo. Facciamo servizi e facciamo servizi di vario tipo. Facciamo soprattutto gli enti piccoli oppure nell'ambito di grandi progetti, gli istituti culturali o altre tipologie di enti che detengono un patrimonio culturale si rivolgono a noi per coprire tutte le esigenze che non hanno modo di rispondere da soli con personale interno, perché spesso non hanno un archivista interno, perché non hanno abbastanza personale per affrontare un grande progetto che dura un tempo limitato, e quindi forniamo tutti quei servizi di consulenza sostanzialmente, di affiancamento, di supporto per andare a... E sempre più ultimamente stiamo andando sulla consulenza, quindi aiutare gli enti dove è necessario a costruire il progetto per arrivare alla digital library, per fare un progetto di digitalizzazione o per fare un censimento di un patrimonio molto vasto e così via. Quindi servizi in ambito beni culturali.
ok, foto, quello che facciamo plasticamente dimostrato, vedete qui c'è la mia collega nell'archivio, questo è un po' il gruppo e via dicendo, ecco, il team di sviluppo di Arianna. Un po' di numeri, nel 2022 abbiamo oltre 100 installazioni di Arianna attive, abbiamo gestito 90 progetti e abbiamo migrato, la maggior parte per l'archivio centrale dello Stato, 800 banche dati di vario formato, di vari altri, l'interoperabilità famosa, sono d'accordo che sia un obiettivo a attendere. Arianna cerca di mettere a disposizione strumenti di funzioni di interoperabilità, però ci rendiamo conto quando andiamo a importare che non è facile trovare una lingua comune. Stiamo lavorando anche, questo ci tenevo a dirlo, sugli archivi di deposito, stiamo riordinando 70 chilometri di documentazione, in particolare per Regione Friuli Venezia Giulia, ENAC e via dicendo. Questo ve lo dico perché è un lavoro che forse viene appunto nell'immaginario, se uno pensa all'archivista o al bibliotecario, pensa alla documentazione storica, ai fondi storici e via dicendo. C'è molto, molto, molto più bisogno di archivisti che si confrontino col corrente e col deposito. Facciamo molta più fatica a trovare persone che lavorino sui depositi, quindi sullo scarto, perché è una responsabilità diversa, perché richiede ritmi di lavoro diversi, proprio un approccio diverso rispetto a riordinare il fondo di pregio, sicuramente che è un lavoro molto più stimolante dal punto di vista culturale, però è più difficile da trovare e c'è molta più richiesta, molta più offerta di persone disposte a farlo. Quindi alcuni progetti, dall'Arcidiocesi di Lucca all'Archivio Pergamenaceo, abbiamo seguito il percorso e siamo riusciti a farlo iscrivere nel Memory of the World dell'UNESCO, quindi come patrimonio dell'UNESCO. L'Archivio Centrale dello Stato, stiamo continuando il processo di alimentazione della Digital Library. Virtus Loci, in cui ci siamo confrontati con un progetto di valorizzazione di un territorio a partire dal patrimonio posseduti dagli archivi del territorio, quindi 3 anni di iniziative volte a far conoscere per prima la cittadinanza del Cremasco e poi in generale per cercare anche di creare un evento culturale che attraesse anche eventualmente turismo a partire dal materiale archivistico e non solo degli istituti cremaschi. Regione Friuli Venezia Giulia, lo dicevo ora, appunto riordino e lo scarto di tutto l'archivio, di una parte dell'archivio di deposito della Regione Friuli Venezia Giulia. Lavoriamo in tutta Italia, lavoriamo sia per pubblico prevalentemente che per privato, in crescita, e lavoriamo con soggetti estremamente eterogenei, dalle aziende private all'università, l'ambito ecclesiastico, la CEI sta adottando la nuova versione di Arianna. Ok, se ho ancora 2 minuti, sì, dai, ok, no, perché sennò poi non ce la facciamo. Mi allargo un attimino, Iperborea dall'anno scorso è entrata nella galassia del gruppo Panini, sì, quelli delle figurine, non fanno più le figurine, quindi ok, diciamo è l'azienda che forse voi no, che io ho conosciuto perché appunto compravamo i pacchetti di figurine. Ecco, la famiglia Panini ha venduto quell'azienda negli anni 90 e ha messo su una casa editrice, la Franco Cosimo Panini, che si occupa di un'altra serie di cose che ora vi racconto e che, come dire, sta allargando questo settore di H, Digital Humanities, all'interno del gruppo. Ne fanno parte diverse aziende, sarò veloce, prometto, Luca Panini e una parte del team dell'azienda. Ecco, partiamo dalla casa editrice, la Franco Cosimo Panini, che oltre a fare l'agenda comics e una serie di altri prodotti di editoria, di cui ci interessa il giusto, oltre a fare libri per bambini e ragazzi, soprattutto anche in ambito turismo e musei, se vedete in alto Galleria Nazionale dell'Umbria, Pimpa va a Roma, poi anche questo non siete nel periodo della vita giusto, ma chi ha figli sa che questi sono i libri che poi si utilizzano a volte con i bambini. Ecco, libri d'arte, guide e cataloghi, quindi in particolare sul Museo Egizio, la Basilica di San Francesco, e questi invece iniziano a essere libri più di ambito. Editoria scientifica e digitale, quindi sia riviste puramente digitali sia riviste a stampa, oggettistica per i bookshop dei musei,
E poi tutto quello che è digital, quindi social media, e-commerce, siti e landing page, servizi per il mondo della cultura, quindi cose inventate apposta, tipo un fumetto per il Museo Egizio, la banda delle bende, se andate al bookshop del Museo Egizio trovate una serie di cose a tema e di vario altro tipo. La biblioteca impossibile, una delle cose di cui si occupa la Franco Cosimo Panini, è la riproduzione facsimilare, quindi le riproduzioni fedelissime di manoscritti antichi, e per fedelissime intendo che anche i tagli sulle pagine vengono riprodotti come nell'originale, così come la rilegatura viene fatta dagli artigiani. Perché? Perché questo permette alle biblioteche, ad esempio, di prestare o mettere in consultazione opere che sarebbero inaccessibili, altrimenti vengono conservate in ambienti controllati, in cassaforte e via dicendo. Fanno progetti per il cinema, se avevi capitato di vedere uno tipo i Medici, i libri che comparivano vengono fatti da specialisti e questo è uno dei servizi che viene fatto, quindi vi serve anche per darvi una carrellata di quanti mestieri a cui magari non sapete che esistono in questo mondo. Ecco, c'è chi è specializzato a riprodurre finti libri antichi, quindi che riesce a fare un libro che compare in televisione e sembra davvero un libro originale. Ok, siti e via dicendo, comics, eccetera, eccetera. Ok, e vengo alle altre aziende del gruppo. Mida si occupa di campagne di digitalizzazione di qualunque tipo, dai giornali ai manoscritti, beni culturali in genere, quindi fino ad arrivare al Codice Atlantico di Leonardo, e così via, e fino ad arrivare a esperienze che sempre più spesso stiamo facendo anche all'estero, come l'archivio di Cattaro in Montenegro. Memoria, altra azienda del gruppo, si occupa invece di fornire la strumentazione, un'azienda tecnologica dove anche lì lavorano vostri colleghi, esperti di fotografia, esperti di catalogazione e via dicendo, perché lì vengono realizzati restauratori e così via, perché lì vengono realizzati gli strumenti che poi vengono usati dagli altri vari settori dell'azienda. Quindi è un centro sicuramente più di sviluppo tecnologico che va a realizzare appunto al massimo livello di precisione gli strumenti poi utilizzati dagli altri. Loro ci tengono molto sempre a presentare che lavorano con le mani e con la testa, perché fanno sia il lavoro tecnico di supporto alle digitalizzazioni, sia il lavoro di progettazione, perché gli scanner, molti degli scanner che vengono usati, vengono progettati e realizzati apposta in base a quel tipo di materiale che si vuole andare a digitalizzare. Dopo vi faccio vedere qualche esempio, ma sarò velocissimo. Alta definizione, appunto, è l'azienda che si occupa della digitalizzazione, poi, delle digitalizzazioni impossibili, direi. Questa è una parete di 6 metri, se non ricordo male, che è stata è il primo lavoro fatto ad alta definizione. A destra vedete il numero di fotografie, cioè di pannellini in cui è stata scomposta per andare a fotografarlo. Questo era il primo lavoro che è stato fatto. Questa è l'ultima scena di Leonardo. Ok, non ho, l'avrei fatta vedere da vicino, diciamo. Hanno realizzato un DAM, un Digital Asset Manager, perché il problema tecnico di queste campagne di digitalizzazione è dove mettere poi e come far fruire le immagini che vengono prodotte. Si parla di milioni di immagini, alcune delle quali pesano decine o centinaia di gigabyte, quindi serve un'infrastruttura informatica in grado poi di renderle fruibili. Viene fatto un servizio di licensing per cui in appoggio ai musei, ok, e via dicendo. Ecco, le scorro velocemente. Questa è la Fornarina, la digitalizzazione della Fornarina. Questo è per la biblioteca Estense, dato che avevano delle grandi mappe o dei rotoli in pergamena da 8 metri, è stato realizzato uno scanner apposta con un piano scorrevole per quel tipo di materiale. La Sindone, stessa cosa, è stato realizzato un layout apposta di digitalizzazione per questo tipo di materiale. Direi che ho finito, perché queste sono tutte immagini di digitalizzazioni. Ok, quindi mi fermerei qui e lascerei la parola a Daniela. Così. Pochi minuti, sì, sì. Mi metti, sì. Mi sposti, grazie. Eccomi qui, dunque cercherò di essere brevissima, non vi nascondo che è una grande emozione per me stasera essere qui, perché
Sono uscita circa più di 30 anni fa da quest'aula con, diciamo, dopo aver conseguito la laurea in fisica, e ad oggi mi ritrovo qui invece per fare un altro tipo di narrazione, no? Quindi già forse vi ho dato le premesse per capire brevemente di cosa parlerò, vi parlerò, cioè di un'esperienza di vita e professionale che mi ha visto da giovane essere appunto una laureata in fisica con un dottorato di ricerca in astronomia, quindi di fatto, tra virgolette, sono un'astronoma, per qualche anno ho fatto anche l'astronoma, e di fatto poi la vita, quindi scelte personali, scelte familiari, mi hanno portato a fare una scelta diversa, cioè a lasciare il mondo accademico e ad entrare a far parte di Iperborea. Iperborea, apro una parentesi, correttissimo quello che ha detto Giorgio, ma in realtà l'embrione di Iperborea ha visto la sua nascita qui, in queste aule, perché Iperborea è nata 2-3 anni prima del 98, quando c'è stato il connubio con Kribeku, ed è nata dall'idea di alcuni colleghi miei, fisici, che erano, io dico, smanettoni, cioè amavano, conoscevano molto bene i linguaggi di programmazione, e quindi hanno cominciato per gioco, no, ad affrontare così questa sfida. Da lì l'idea di mettere su una cooperativa, perché inizialmente Iperborea era una cooperativa, e quindi, ripeto, io li vedevo un po' da lontano all'epoca, perché in quel periodo facevo il mio percorso di dottorato in astronomia e non avevo nessuna intenzione di contaminarmi con la realtà iperboreiana, anche se la proposta era già arrivata. Dopodiché, ripeto, quando ho terminato il mio percorso di dottorato, nel frattempo c'era stato appunto Iperborea era uscita dalle mura dell'Istituto di Fisica, quindi c'era stato questo matrimonio con il Kribeku, nel senso con alcune persone che lavoravano al Kribeku, che esprimevano una competenza di dominio archivistico oltre che informatico, e quindi a quel punto ecco che in qualche modo sono entrata anch'io a far parte di questa realtà. Per dirvi quindi cosa, la mia è una formazione ovviamente squisitamente tecnica, scientifica. L'ingresso in Iperborea è stato un qualcosa che mi ha consentito di procedere per gradi, no? E mi ha consentito di fare un percorso di crescita personale, professionale, di maturazione, che è andata avanti per gradi, perché vi dico onestamente, all'inizio io sono entrata in Iperborea perché mi è stato proposto di collaborare con il gruppo di meccanica spaziale di Pisa, che all'epoca era guidato dal professor Milani, che è morto qualche anno fa, col quale Iperborea lavorava già, e quindi conoscendo il mio profilo mi hanno detto va bene, puoi essere tu la persona adatta per collaborare con questo gruppo. E in effetti così è stato. Poi col passare degli anni però la collaborazione tra Iperborea e l'università quindi si è concluso, naturalmente si è concluso, quindi a quel punto mi sono chiesta cosa faccio, ero già socia dell'azienda, e lì è iniziata una sfida. È iniziata una sfida mia personale, ma una sfida che in qualche modo è stata supportata, no? Dall'azienda, perché mi sono proposta, non so in che modo, ma io mi sono lanciata. Il primo passo che ho fatto è stato quello di candidarmi per entrare nel consiglio di amministrazione dell'azienda. Non avevo nessun tipo di formazione manageriale, no? Quindi la prima sfida è stata quella, e lì è partito questo percorso, perché ho dovuto imparare ovviamente a in qualche modo governare insieme ai colleghi questa azienda, che nel frattempo poi si è trasformata da una cooperativa, è diventata un SRL. Quindi piano piano evidentemente ho scoperto di avere delle attitudini inattese, latenti, potenziali, e
probabilmente grazie anche al tipo di percorso di studi fatto, grazie anche alla Forma Mentis che in qualche modo io nel tempo avevo curato, diciamo, imparato, e mi ha permesso di fatto di applicarmi in un ambito completamente diverso, quindi un ambito manageriale, no? Questo è un aspetto. Contemporaneamente, oltre a essere amministratrice, diciamo, dell'azienda, anche la necessità però di essere effettivamente operativa, cioè entrare nella produzione aziendale. E quindi da qui l'altra sfida del project management, quindi cioè cominciare effettivamente a occuparmi di gestione di progetti che sempre più sono andati nella direzione di essere progetti nell'ambito del mondo dei beni culturali. Ecco, quindi, no, questo mio avvicinamento a un mondo tanto lontano dal mio, quindi questa contaminazione di saperi, no? Quindi da un lato la necessità di ovviamente acquisire delle competenze nuove, quali quelle legate al project management, ho quindi portato avanti un percorso formativo per raggiungere una certificazione di project management professional, nello stesso tempo anche imparare, come si diceva prima, cioè se io devo gestire dei progetti devo anche sapere di cosa sto gestendo, quindi entrare nel dominio. E anche questo è stato quindi un percorso formativo continuativo, quindi parliamo di formazione permanente di fatto, no? Che è uno, secondo me, degli elementi più arricchenti che un'azienda ti permette di fare. Non tutte le realtà aziendali sono così, lo dico proprio spassionatamente. Iperborea ha avuto sempre questa grossa capacità di avere una visione ampia e quindi, diciamo, consentire alle proprie persone di intraprendere cammini nuovi, innovativi e migliorativi, no? Quindi, ecco, io credo assolutamente nel fatto che sia possibile nella propria vita partire, no? Iniziare, intraprendere una strada, e non è detto che quella sia la strada della vita, di tutta la vita. Cioè a un certo punto ci si può trovare davanti a un bivio e con molta tranquillità, naturalezza, decidere di prendere una strada diversa. Perché in qualche modo ci sono le condizioni, no? Per poter provare, no? Io credo che poi alla base di tutto ci sia la necessità di gli elementi essenziali, quali sono, lo dico ancora ad oggi che insomma gli anni si cominciano a vedere, la curiosità deve essere alla base, la curiosità è alla base di tutto, essere molto curiosi, la curiosità poi ci porta a capire le vere passioni, le vere attitudini, quello che ci solletica, no? che ci spinge ad andare avanti, a sfidare le novità, e quindi alla fine avere una mente aperta, e ripeto, il contesto lavorativo è ovviamente un contesto essenziale, importante perché ciò possa accadere. E quindi direi che mi fermerei qui per dare spazio a Giorgio per completare. Ok, allora sì, no, io appunto aggiungo, e qui entro nella, finora avevo parlato di Iperborea, parlo della mia esperienza, anzi di un pezzettino, perché parlando anche con ragazzi più giovani, okay, mi rendo conto che ci sono alcuni lavori di cui sarebbe un bisogno enorme, che però le persone non sanno nemmeno che esistono, per cui una parte della mia vita è tuttora, purtroppo aggiungo, ma sto cercando di trovare qualcuno che mi sostituisca, sostanzialmente la preparazione dei bandi di gara. Quando la pubblica amministrazione, no, lo dico sempre perché io quando mi capita di fare un colloquio su questo argomento, io dico, ok, mi fai vedere qualcosa di scritto da te? Cioè serve, la prima cosa che io chiedo è saper scrivere in italiano, saper usare l'italiano come strumento, no, assolutamente, e la facoltà non sempre purtroppo fa, è un valore da questo punto di vista, la facoltà di provenienza, e però saper scrivere in italiano è usando le sfumature, usando un termine al posto di un altro, non dicendo sì vabbè ma si capisce. Allora, se uno scrive un documento formale come è un'offerta di gara, sì vabbè ma si capisce, non va bene.
serve una pignoleria nell'uso della lingua, nella sfumatura di significato e via dicendo, che si fa molta fatica a trovare in Italia, credo anche all'estero, ma diciamo vedo il panorama italiano. Per cui ecco, questo è ovviamente un sapere particolare, perché è una carriera particolare. Posso dire che è una carriera anche molto ricercata dalle aziende in generale, non parlo solo di Perborea, e anche eventualmente molto redditizia se uno diventa molto bravo, perché di fatto tutte le aziende che hanno a che fare col pubblico, il pubblico quando deve realizzare un lavoro ha solo un modo per affidarlo, non può scegliere chi vuole oltre una certa soglia, deve andare per gara, vuol dire che deve in forma scritta dire io ho bisogno di questo, rivolgersi alle aziende e dire cosa mi offrite, questi sono i soldi che ho, questo è quello di cui ho bisogno. E questo lo fa in forma scritta, non si parla con qualcuno, si legge un documento. Dopodiché le aziende, senza poter interagire con la stazione appaltante, devono scrivere un progetto che più o meno a seconda della quantità di budget che c'è a disposizione equivale a quello che è una tesi di laurea, come può equivalere anche, sì, è capitato di scrivere progetti da 300 pagine tranquillamente in un mese, e in quel tempo te devi riuscire a, non sono cose che chi scrive sa, perché uno dice ma io queste cose non ne so nulla, non c'entra niente, nessuno sa di tutto quello che va in un progetto di 300 pagine, chi scrive la gara deve coinvolgere i colleghi, per cui se mi devo occupare del project management dico Daniela parliamo del project management, per questa gara quali elementi te metteresti in evidenza? Se c'è da fare un restauro all'interno di quel progetto cerca un restauratore e dico spiegami qual è la competenza che te porti, perché io poi devo metterla per scritto in un progetto organico, quindi alla fine quello che l'ufficio gare produce è un progetto organico e cosa, chi lo legge, cioè alla fine qual è la bravura? La bravura è saper spiegare e non scendere nel dettaglio, non, in quel momento non si è i tecnici, ma si deve spiegare a qualcuno che è dall'altra parte, che spesso non è un tecnico nemmeno lui, questioni tecniche a livello giusto perché capisca e possa decidere che la tua offerta è migliore delle altre, sperabilmente. Quindi e si gioca moltissimo quindi sulla comunicazione, sulla capacità di scrivere un documento. Voi scriverete avete scritto una tesi di laurea. La tesi di laurea alla fine viene valutata e voto più alto, voto più basso. Normalmente quando si arriva alla laurea non c'è il dubbio passo o non passo. Un'offerta per una gara invece ha le forche caudine che solo una vince, le altre perdono. Quindi non basta arrivare in fondo e scriverlo, deve essere il miglior documento. Quindi ci vuole anche una dose di voglia di mettersi in gioco, di giocare proprio come se fosse un gioco da tavolo. Devo vincere, devo arrivare primo. Quindi è un mestiere particolare, però io l'ho fatto per diversi anni e è uno dei motivi per cui, come dire, poi ho fatto un percorso nell'azienda. Da lì ho iniziato a gestirli poi i progetti, quindi project manager e via dicendo. Però volevo concentrarmi su questo, perché è una delle figure professionali che non è legato al percorso di studi, non è particolarmente legato al percorso di studi. Ci sono le grandi società in Italia, non mi metto a fare nomi, ma dove ho lavorato con gli uffici gare, ci sono scienziati politici, filosofi, laureati in lettere, qualunque cosa, ecco. Perché quello che è richiesto è di essere curiosi, capire e comunicare quello che si è capito in italiano corretto. Scusate se insisto sull'ultimo aspetto. Niente, quindi ecco, questo ve lo volevo raccontare perché è una visione un po' diversa, diciamo, proprio su un lavoro specifico. Così. Ottimo, grazie. Prego. Molto difficile non intervenire e non lasciarsi andare a una serie di commenti, perché poi appunto in realtà i protagonisti siete voi, gli stimoli che abbiamo ricevuto anche da questi ultimi due contributi sono notevoli, quindi spero veramente che poi avremo tempo di poterci ritornare anche magari proprio sullo spunto di vostre curiosità, di vostre vostri dubbi, vostre domande. Allora passo, perché credo che avrà qualcosa da dire anche lei sul legame, la parola a Francesca Birindelli, che
presidente della cooperativa Agave di Livorno, quindi un'altra realtà privata, lavorativa, nel campo appunto ancora una volta dei beni culturali. Ha una formazione da storica dell'arte e poi diciamo, ecco, il suo percorso è un percorso che in qualche modo mi ricorda percorsi analoghi di tanti nostri laureati nell'arco, io ho un'esperienza di una ventina d'anni, ho visto molte persone cominciare a muovere i primi passi proprio all'interno di cooperative come dipendenti, poi magari diventare soci, poi magari avute le forze, acquisite certe competenze, hanno preso strade differenti. Invece Francesca è entrata come dipendente, poi socia, poi però alla fine è rimasta in Agave, appunto è diventata la presidente. E direi che anche per la natura proprio dei servizi di cui si occupa la realtà che lei gestisce potrà darci un ulteriore elemento aggiuntivo, e quindi le cedo subito la parola. Grazie Francesca. Allora, buonasera a tutti. Come vi ha accennato la professoressa Cristina Moro, sono presidente di questa cooperativa, è la cooperativa Agave di Livorno, che si occupa, opera nel settore culturale. Che cosa si intende il settore culturale? Il settore culturale del territorio. Gestiamo tutto ciò che è la cultura in una città, per cui spaziamo dalla gestione dei servizi museali alla biblioteca. Quindi tutto questo appunto si riallaccia molto bene al discorso che faceva, cioè attraverso le gare d'appalto. I servizi museali che cosa vedono? Vedono tutta la gestione della struttura, dall'accoglienza dell'utente che arriva e alla gestione della biglietteria, alla gestione del servizio di sala, per cui da qui anche un servizio di visite guidate, quindi il personale deve essere pronto ad intervenire ad una visita guidata nel caso che si presentino un gruppo di persone o anche una sola persona che voglia sapere all'interno del museo che cosa offre quella collezione o quella mostra temporanea o quella collezione permanente. E inoltre abbiamo il servizio di bookshop, cioè quindi tutta la parte relativa alla gestione di bookshop, e per finire anche non da poco tutta la parte della didattica, per cui tutti questi aspetti che io vi sto dicendo che fanno parte del lavoro del museo, in questo caso solo del museo, comprendono tantissime figure professionali diverse che spaziano da il laureato in storia dell'arte, ma anche il laureato in lingue e, perché non, l'educatore per i bambini e che si è specializzato poi nella storia dell'arte, a diverse figure. Queste stesse figure io le interscambio con le biblioteche. Cioè, noi abbiamo anche la gestione appunto delle biblioteche, tra cui l'emeroteca, che è vede più che altro periodici e giornali, quotidiani, una grande collezione appunto di periodici, e la biblioteca della storia dell'arte, che è la biblioteca di fianco al museo, che colleziona anche testi rari e colleziona una grande testi di storici di storia dell'arte molto importanti, tra cui gli stessi studenti di Pisa si rivolgono da noi, vengono da noi per la consultazione di questi testi. Infine anche la biblioteca comunale, la Villa Fabbricotti, che anche lì ha una grande collezione, grandi fondi, ha dei testi rari, quindi si parla tutto di biblioteche e luoghi molto importanti a livello culturale. Noi perché ci siamo?
semplicemente perché noi partecipiamo alle gare d'appalto, e qui torna proprio il lavoro che diceva Giorgio, e che per ottenere, perché i musei e le biblioteche cosa sono? Sono comunali, sono pubblici e fanno parte del comune, sono di gestione comunale. E a chi vengono dati? Ovviamente loro non hanno personale da investire all'interno delle strutture, e quindi fanno queste gare d'appalto enormi, perché sono di un importo enorme. Voi pensate che queste strutture stanno aperte tutto l'anno, tutto il giorno, e dentro ci girano una quantità di persone pari a 100 operatori che lavorano tra musei e biblioteche, e che devono essere gestiti interamente dall'assunzione al contratto, alla busta paga, all'orario di lavoro, al giorno di festa, al permesso, alla malattia. Quindi il comune non si possono permettere questi tipi di investimenti, e quindi fanno gare d'appalto e danno la gestione esterna. Le gare sono un massacro, come dicevo, massacro vero e proprio, perché sono gare europee, perché gli importi sono altissimi, e quando si supera un certo livello di importi arrivano da tutta Europa, infatti sono gare europee, e te ti trovi all'apertura delle buste, che prima ci trovavamo intorno a un tavolo e veramente portavamo le buste con dentro i fogli scritti al computer, ora è tutto digitale, ora è tutto telematico, e sono veramente molto difficili. E qui c'è un piccolo preambolo che vi volevo fare, perché io sono arrivata qui. Io sono partita come un studente come voi, studente di un corso di laurea di beni culturali, adoravo fare il critico d'arte, avrei fatto il critico d'arte, avrei voluto gestire una galleria d'arte, il mio sogno era quello. E però per mantenermi un po' portai il curriculum presso il museo della mia città, per fare qualche ora di lavoro e mantenermi un po'. Da lì però cosa è successo? Che dopo poco mi sono laureata, e le persone che lavoravano in quel momento in cooperativa hanno visto bene che forse in me c'era qualcosa di più di una sorveglianza nelle sale, e che forse potevo essere utilizzata anche per altro, e lì sono stati bravi, perché nel giro di 2 anni io mi sono ritrovata a un tavolo di un'assemblea dei soci ad essere eletta presidente, in una velocità tale che in 2 anni ho fatto un percorso velocissimo. Ma perché? Perché ero estremamente curiosa. Ero estremamente curiosa, avevo una grandissima voglia di allargare questa cooperativa, che era una cooperativa piccola, quando sono entrata contava, non so, forse 10 persone, 15 persone, lavoravano tutte dentro il museo in sorveglianza e non si faceva altro. E io dissi, ma come? Questo che lavoro è? Bisogna inventarsi qualcos'altro, allargarsi, non si può mica fare la sorveglianza una vita. E a me piaceva fare qualunque cosa. Quindi la mia laurea non è stata inutile, anzi è stata molto utile, perché mi ha portato lì dentro. Poi da lì sono ritrovata a fare gare d'appalto, a scrivere bandi, a inventarmi un prezzo di gara, e lì il lavoro ha cambiato completamente direzione. Però che cosa ho fatto? Io ho spinto la cooperativa, ho trascinato tutti quelli che c'erano all'interno della cooperativa per arrivare a qualcosa di molto più grosso. E da essere 10 persone che lavoravano in 2 sale del museo, adesso abbiamo tutta la gestione del museo, abbiamo tutte le biblioteche, lavoriamo insieme ad altre cooperative sul territorio per fare rete, per fare forza, anche per bloccare eventuali attacchi esterni che toglierebbero lavoro anche a cittadini magari livornesi. Questo è molto importante, questo aspetto. Io che cosa ho fatto negli anni? Io ho cercato all'interno della mia cooperativa, ed è qui che è stata la forza, ed è qui che io voglio arrivare a voi, e quello che mi interessa farvi capire, che le persone non erano già formate quando io ho deciso che questa cooperativa doveva essere qualcos'altro che quello che era. Le persone che avevo intorno erano le persone che magari qualcuna era laureata, ve l'ho detto, in lingue, qualcuna sì, in storia dell'arte, ma ho preso quella che era laureata in storia dell'arte, che secondo me era valida, e l'ho messa alla segreteria amministrativa a scrivere bandi. Ho preso quella che secondo me era valida e l'ho messa in biblioteca a gestire la biblioteca. E come ho fatto così? Attraverso la formazione. Io ho individuato le persone, non mi sono soffermata sulla loro laurea. Sì, mi è servita, anche perché i bandi
li fai e hai un punteggio anche proprio attraverso i curriculum che presenti. Purtroppo questa è una comunque è un requisito di gara che te, se presenti curriculum dove ci sono determinati corsi di formazione all'interno, neanche alcune lauree, ma soprattutto i corsi di formazione che te gli hai fatto fare negli anni, hai un punteggio. Questo punteggio va all'interno del calderone della gara e che quindi poi alla fine ti fa vincere e ti fa vincere la gara, perché è un insieme tra l'offerta tecnica migliore, quella che diceva Giorgio, come scrivi un bando con delle anche delle astuzie all'interno, perché devi proporre, devi far vedere sempre che quello che proponi è innovativo, è un qualcosa che migliorerà sicuramente la biblioteca o il museo dove, che prenderemo, anche se già ci siamo, ma noi dobbiamo rifarle, quindi migliorare già il lavoro che già noi facevamo. E io quindi che cosa ho fatto? Ho individuato le persone che avevo all'interno della cooperativa di partenza e l'ho indirizzate: te vai bene a gestire il museo, te vai bene, e mi sono creata l'organigramma, e da lì siamo partite e abbiamo cominciato a cavalcare l'onda delle gare e a vincere gare, allargarsi e ad assumere. Quindi abbiamo triplicato il personale, quadruplicato. Ogni volta che mi arriva un curriculum non mi soffermo sulla laurea che ha, mi interessa fino a un certo punto. Poi cerco le caratteristiche di quella persona, io lavoro così, la mia cooperativa è strutturata così. A noi ci piace guardare le persone, analizzarle, metterle a lavorare e poi cominciare a vedere in che ambito io le posso utilizzare. Allora, se quella persona è adatta alla biblioteca, io gli faccio fare il corso, e la professoressa Moro ve lo può attestare, perché le ho fatto fare un corso con persone che, non lo so, chi è che c'aveva la laurea? Nessuno, forse, metà? Ecco, quindi... Ma non mi è interessato, perché a me non mi interessa che quella persona esca da una facoltà e sia già magari formata su un ambito, perché non sarà quello l'ambito che poi va a fare. Quando mi entra nel mondo del lavoro c'è 100.000 aspetti diversi, ci sono 100.000 messaggi diversi. Per esempio adesso stiamo curando, poi noi curiamo bandi continuamente, questi, quello che parlava Giorgio, sono gare d'appalto che ti permettono di prendere i servizi che sono della pubblica, del comune, soprattutto dei servizi comunali, quindi le strutture comunali di proprietà del comune ma gestite interamente da noi. Poi ci sono i bandi che mettono a disposizione delle quantità di denaro per, non lo so, magari per migliorare l'ambiente. Allora esce il bando della fondazione di una cassa di risparmi X che mette a disposizione un tot di soldi e te devi crearti un bando per migliorare, e lì c'è tutta la fantasia del personale che mi è in cooperativa. A quel punto io chiamo Tizio, Caio, perché lui mi serve per fare la grafica, lui mi serve perché mi cura tutta la parte della storia dell'arte, e lì ecco che ci devono essere molti aspetti versi. E quello che secondo me dovete avere come base è l'elasticità, perché la laurea umanistiche possono essere limitanti, ma in realtà molto anche ampie, perché vi danno una grande mobilità nel lavoro, specialmente una cooperativa come la nostra, molta mobilità. Poi a formarvi ci pensiamo noi, cioè la formazione quella è continua. Io ho personale che ha 50 anni che continuo a formarlo ogni anno, perché poi le cose cambiano, sono in continua evoluzione, la catalogazione stessa è in continua evoluzione. Quindi la biblioteca per noi è un punto importante, abbiamo investito molto, abbiamo investito tanta formazione, abbiamo tanti fondi da catalogare continuamente le biblioteche, specialmente la bibliotechina di storia dell'arte ha un acquisto continuo di libri, quindi libri che entrano, gli operatori dell'Agave devono catalogare, e quindi ci vuole, gestiamo ovviamente. Poi oltre a quello si ritorna al lavoro del bibliotecario classico, quindi noi facciamo anche prestiti, rientri, ricerche, perché tanti cataloghi non li possiamo nemmeno far uscire, tanti libri non possono uscire dalla biblioteca,
Quindi noi facciamo anche ricerca agli studenti che arrivano e poi c'è tutta la catalogazione del sistema Sevino, insomma quello che, di cui ci occupiamo. Però quello che mi premeva il mio intervento e la mia testimonianza di oggi è rivolta proprio a dirvi di avere la più grande elasticità mentale possibile, cioè l'approccio al primo passo del lavoro non è quello che poi finisce, ma anzi si può partire da una stanza in sorveglianza a guardare, a controllare che nessuno tocchi un quadro, ad arrivare poi a fare un lavoro di bibliotecario oppure di amministrativo come me, a dirigere un'azienda intera senza che alla vostra età ne avessi la minima idea. Ma vi ringrazio tanto per l'attenzione.